È il momento della resa dei conti. Si torna live, si torna a Monza, perché questo è l'ultimo appuntamento del campionato Formula 1 XX secolo, stagione 1955, qua su Italia Racing Team. La voce che sentite è quella di Lorenzo Mangano e, come al solito, qui in cabina di commento con me ci sono Francesco Frati e Alfredo Cirelli. Ciao ragazzi! Ciao Lorenzo, ciao Alfredo, benvenuti. È fantastico, qua si respira già aria di grandi duelli, grande azione e soprattutto, come hai detto bene tu Lorenzo, la resa dei conti, perché alla fine di questa entusiasmante sessione di qualifiche e poi di gara scopriremo il vincitore del campionato Formula 1 1955. Alfredo, è stato un campionato bello teso e dalla seconda metà in poi abbiamo visto tre contendenti che veramente hanno fatto un altro mestiere ed oggi si giocano il tutto per tutto. Ciao, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera a te Lorenzo, buonasera a te Franz. Sì, effettivamente era un campionato che era iniziato, sembrava che dovesse essere dominato comunque da Giulio D'Andrés, che aveva messo due vittorie perentorie nelle prime due gare comunque, però poi c'è stata una ripresa, comunque non è andato benissimo nelle due gare seguenti, sia Tersigni che Italia si sono rifatti sotto, e poi però D'Andrés ha vinto comunque in maniera perentoria anche ad Entry, arriva adesso a Monza da favorito, da leader del campionato, ma c'è da dire che arriva con molta zavorra e con molto restrictor nella pista in cui probabilmente questo lo pagherà di più. Quindi, nonostante il vantaggio in classifica, che è di 7 punti nei confronti di Tersini e di 13 nei confronti d'Italia, c'è ancora molto da dire per quanto riguarda questo campionato. Sicuramente molto da dire, e guarda qui intanto che nuvola di piloti che già vediamo alla curva del Vialone e praticamente alla piega sinistra nella zona in cui oggi sorge l'Ascari. Non l'esattissima zona, però ci siamo proprio lì, siamo proprio nella pancia del circuito Brianzolo, teatro questa sera di un appuntamento che io mi aspetto altamente spettacolare. Adesso, come ha già introdotto Franz, siamo all'interno della sessione di qualifiche, 27 minuti mancano al termine. Non sono per la verità tantissimi in questa pista, perché si gira con un tempo di 2 minuti e 40 circa. Quindi i tentativi da parte dei piloti non saranno così numerosi come abbiamo visto per esempio ad Entry, come abbiamo visto nel round di Buenos Aires che abbiamo corso all'inizio di questo campionato. È un dato che potrebbe essere abbastanza rilevante, no? Ai fini della gestione delle qualifiche, anche in virtù di eventuali giochi di scie, mentre guardate quanto lavorano le sospensioni sulla vettura di Matteo Corazzini qua sulla sopraelevata nord. Sì, esattamente, innanzitutto c'è da dire che i piloti avranno pochi tentativi, quindi dovranno essere i più perfetti possibile per portare a casa il giro che gli consentirà di partire quanto più possibile davanti in griglia di partenza, e sappiamo bene come ogni piccolo errore e sbavatura possa essere cruciale, quindi i piloti veramente devono mettere sul piatto tantissime fish per portarsi a casa il risultato migliore. E poi comunque questa pista è difficile, specialmente poi in questi punti, la sopraelevata, dove l'auto si alleggerisce tantissimo. Abbiamo visto quanto si possa imbizzarrire, quanto le sospensioni debbano lavorare per compensare la superficie che è molto irregolare. Un circuito ad alta velocità di percorrenza, ovviamente Monza è il tempio della velocità, che comunque, ecco sì, ci potrebbe essere un gioco di scie, ma come ci è stato detto in briefing da Italia, nessun giochino di scie a cui siamo abituati, a quel quel circo, come è stato definito, di piloti che si aspettano con l'attendeismo, perché effettivamente per chi si sacrificherebbe la perdita di tempo sarebbe veramente troppa, e qui c'è da avere tanto, tanto pelo sullo stomaco per portare a casa il giro giusto. Vedremo chi ci riuscirà, se sarà forse Lorenzo Tersigni qui inquadrato. Sì, ovviamente stiamo ancora attendendo i primi riscontri cronometrici, la colonnina sulla sinistra ancora non è comparsa. Ovviamente i piloti sono impegnati in quello che è il loro primo tentativo cronometrato, con i primi tempi che vengono stampati in questo momento sul nostro monitor. Allora, vediamo un Fulvio Genova molto in forma nel primo settore con 59.678. Un po' peggio di lui fa Giulio D'Andrés con un minuto
praticamente spaccato, e Federico Bertotarena con 1:446, quindi è davvero molto molto risicato nel frattempo il distacco tra i primi. Un po' più attardato invece Tommaso Maffei, che probabilmente ha commesso un errore in quella fase. Andiamo a vedere tutti i piloti, tra l'altro, che sono in pista. Grazie però è tra le box. E allora, Fulvio Genova detiene ancora la miglior prestazione nel primo settore, però ha un secondo che recita 45,9. 45,9 è molto alto, considerando che Giulio De Andreis ci ha girato in 42 in quel tratto di pista. Quindi occhio, eccolo qua, Giulio De Andreis, andiamo on board con lui. Che spettacolo, questa inquadratura sulla sopraelevata nord, giù verso il rettilineo infinito, immenso, che ci porta là a quel muro che tra poco comparirà. È un tratto iconico di una pista altrettanto iconica che, tra l'altro, poco tempo fa ha fatto il suo centenario, e credo che, insomma, se ve lo siete perso, non vivevate sicuramente vicino a media e fonti di informazione, direi, Alfred. Sì, perché comunque è una pista inaugurata nel 1922, per la precisione la prima gara fu disputata il 3 settembre del 1922. Tra l'altro pista costruita a tempo di record, perché appunto il progetto venne ideato a marzo, quindi più o meno in 150 giorni, perché già a luglio comunque la pista era quasi pronta. Ed effettivamente è la terza pista più permanente, più antica del mondo, la seconda europea, la prima dell'Europa continentale dopo quella di Indianapolis e quella di Brooklands. Solo che quella di Brooklands non è più in attività da dopo la seconda guerra mondiale, quindi di fatto al momento è, dopo lo storico catino di Indianapolis, la seconda pista più antica del mondo. Ed è una pista che in realtà può sembrare all'apparenza facile, perché comunque non ci sono molte curve impegnative, soprattutto in questa configurazione, in cui comunque non è che ci siano curve molto interessate, cioè non è che ci siano curve particolarmente lente, ci sono ovviamente le lesmo, c'è la parabolica. Però comunque è una pista in cui sei sempre sul pelo, in cui appunto, proprio perché devi andare al massimo, devi capire quanto pelare leggermente di meno. E quindi sicuramente vedremo gare molto intense, una gara molto intensa sicuramente anche per quanto riguarda la scia, perché ovviamente se tu esci dalla parabolica o comunque dalla sopraelevata davanti, sicuramente alla prima curva non sarai, alla curva successiva non sarai mai davanti, perché sarai stato superato. E quindi dobbiamo aspettare, mentre nel frattempo vediamo già i primi tempi con Terzini che si porta al comando in 2:43.717. Sì, prego Lorenzo. Scalzando Giulio De Andreis, che in precedenza aveva fatto segnare il tempo migliore. Attualmente sì, ve lo diamo noi il riscontro per quanto riguarda la classifica, con Terzini in 2:43.717, come giustamente sottolineato da Alfredo, 2:44.287 per quanto riguarda Matteo Aruta a bordo della sua Maserati. Giulio De Andreis, l'altro pilota Maserati, segue in terza posizione, è il pilota su cui siamo on board in questo momento. Federico Bertotarena invece è più arretrato in quarta piazza, con Peppe Coso quinto in 2:45.579, paga 4 decimi dalla prima piazza. Matteo Corazzini è in sesta, Matteo Bezzo in settima. Stavo andando a cercare anche Pierluigi Italia, che adesso sta effettuando un giro buono, lo andiamo a pescare anche con le inquadrature, però buono in realtà non tantissimo, perché nel secondo settore ha girato molto molto alto. Nel primo aveva fatto fucsia, il record, nel secondo parziale invece la sua prestazione non è stata sicuramente delle migliori. Tommaso Maffei è dietro a Pierluigi e Fulvio Genova in classifica, attualmente dodicesimo, e con un field che questa sera ne conta 14 di piloti impegnati. Però prima di andare ad assaporarci i tempi più interessanti, andiamo ragazzi a mostrare anche a chi ci sta seguendo su Twitch, e che salutiamo, la classifica dei piloti e dei costruttori, a partire proprio quella riservata ai drivers. Eccola qua, la possiamo apprezzare, con Giulio De Andreis in questo momento, come ampiamente sottolineato in apertura, in testa, 71 punti per lui, con Terzini a 64 e Pierluigi Italia 58. Saranno loro questa sera i piloti a lottare per l'iride finale, con dei valori di zavorra e restrictor, Franz, che sicuramente influenzeranno e non poco la prestazione delle vetture. E infatti si vedono chiaramente qui in classifica i 35 kg di zavorra che ha Giulio De Andreis, che si porta dietro, saranno influentissimi, ma soprattutto anche i 14 punti di restrictor che vanno a penalizzare fortemente
le performance del motore in un tracciato tutta potenza come Monza. Sicuramente in fase di allungo si farà sentire, vedremo un sacco di sorpassi anche dati dalla scia, come abbiamo visto, e come ha detto giustamente Alfredo non ci sono dei veri e propri punti di staccata o curve tecniche, ma vedremo sorpassi prettamente sul rettifilo. Chi ha l'occasione ghiotta di cogliere un successo secondo me è Matteo Aruta, uno dei piloti più forti, lo vediamo in quarta posizione in classifica con nessun chilo di zavorra presso, nessun punto di restrictor. Potrebbe fare la differenza e effettivamente portarsi a casa un buon risultato alla luce poi del suo ottimo secondo posto a Monaco. Vedremo se riuscirà a capitalizzare. Chi dovrà rifarsi è un po' Tommaso Maffei, che lo scorso weekend è stato veramente sfortunato sia in qualifica che in gara. Sicuramente Monza, guidando poi una Ferrari, è la sua chance di rivalsa. Poi ovviamente occhi puntati al terzetto lì davanti, con delle interessanti combinazioni per quanto riguarda effettivamente la vittoria del campionato. Alfredo, secondo te chi in questo momento, certo non ci sono ancora dei fattori evidenti, però chi arrivati qui a Monza ha il favore? Allora, se guardiamo la classifica e se guardiamo anche quello che è stato il campionato, perché comunque 3 gare vinte su 5 non sono poche, ti direi De Andreis. Però c'è da dire che lui ha tanta zavorra, ha tanto restrictor, come abbiamo già detto, e comunque questa è probabilmente la pista peggiore per averli. Al momento, guardando i risultati parziali comunque delle qualifiche, sembra che Terzini abbia qualcosa in più. Tra l'altro stranamente nessuno si migliora più di tanto, quindi è un po' strano, perché comunque tutti hanno fatto il primo tentativo buono e poi non si sono migliorati, quindi non lo so. E io onestamente ti direi Terzini. E oltre a questo, alla classifica piloti, c'è da dare un occhio alla classifica costruttori, che è molto molto stretta, Lorenzo. Sì, strettissima, con 119 punti per la Mercedes, seguita a distanza molto ravvicinata dalla Maserati con 118, e quindi una sola lunghezza di distanza tra le due case costruttrici, con Lancia un po' più arretrata invece a 98 punti, con il round di Zandvoort che per la scuderia italiana è stato un pochettino una falciata alle gambe per quanto riguarda la lotta iridata dal punto di vista dei costruttori, con Ferrari invece molto più arretrata. Inizia da qui una seconda parte un po' più scarna dal punto di vista dei punti, e la Gordini, Bugatti e Connaught che comunque fanno segnare dei punti, e di questo sono molto contento. Anche la Connaught con Davide Piragnolo, aggiunto nono in quel di Entry, è riuscita a togliersi quel pesantissimo zero che portava su questa tabella dei punti, per insomma mettersi anche nel taschino un risultato d'orgoglio, praticamente ottenuto non all'ultimo ma al penultimo tentativo. Dunque bravi, bravi piloti della Conno, bravo Davide Piragnolo, grande prestazione in quel di Entry. Bene ragazzi, allora abbiamo visto le classifiche, continuiamo a salutare coloro che stanno affluendo nella nostra live di Twitch, e a questo punto c'è stata la previsione di Alfredo, quella di Franz. È dura da fare, nel senso che faccio eco a quello che ha detto Alfredo. 3 vittorie su 5 in questo campionato sono veramente veramente tante, e effettivamente distinguono Giulio De Andreis come un grande grandissimo pilota. Non che gli altri due siano da meno, perché quando Giulio non è riuscito per sfortuna o comunque per altri problemi a capitalizzare, ad avere una grande performance, gli altri due effettivamente hanno tirato fuori gli attributi e ci hanno fatto vedere di che pasta sono fatti e che per star lì davanti ne hanno. Il momentum probabilmente favorisce De Andreis, sicuramente Pierluigi Italia gioca questo round di Monza come un tutto per tutto. Secondo me questa qualifica potrebbe già dire molto, nel senso che se qualcuno dei 3 contender si trovasse nel bel mezzo del gruppo,
aumenterebbe il rischio di un fatalissimo zero che in questa occasione proprio non ci vorrebbe. Ho fatto un grande giro di parole senza rispondere alla tua domanda perché effettivamente questo pronostico me lo vorrei tenere un po' nel taschino senza effettivamente voler far appollaiare un rapace molto pennuto e notturno sulla spalla di qualcuno. Sì, d'altronde, Franz, il nostro mestiere, quello dei telecronisti, ci impone di fare tanti giri di parole per noi poi non concludere assolutamente nulla. Quindi bravo, professionista. Due parole mi viene da dire, professionista. A questo punto andiamo a seguire Lorenzo Tersigni, perché nel settore 1 si è migliorato rispetto al giro che aveva fatto in precedenza e poi ha fatto il record della pista nel secondo tratto. Dunque mi aspetto tra poco il cronometrico relativo a questo giro con 2.43.356, che gli vale un miglioramento, quindi stacca di ben 4 decimi il pilota alle sue spalle, che attualmente Peppe Coso a bordo della Ferrari non gira affatto male. Eccolo qua, inquadrato terzo a ruta. Franz, tu parlavi dei piloti di testa che potevano trovarsi nel gruppettino di mezzo, ma io ti sottolineo che in questo momento ce n'è uno che si trova nel gruppettino di fondo ed è Pierluigi Italia, attualmente 14esimo, ha fatto il suo miglior giro in 6 minuti e 7, segno di parecchi problemi sulla sua lancia, almeno in questa prima parte di qualifica. Deve stare attento perché il cronometro non è assolutamente clemente, 13 minuti al termine vuol dire poco più di, oddio, 2, 4, 6, 8, sono tre tentativi, forse prendendosela comoda, attenzione. Senza errori, senza traffico, diventa difficile, anche perché poi effettivamente anche se riuscisse a portare a casa il giro deve essere uno forte come quello che sta facendo Lorenzo Tersigni. Session best nel primo settore, gira in 59.4. Evidentemente questo è il momento in cui si stanno scoprendo un po' le carte, specialmente per Lorenzo, che arriva al bloccaggio incredibile in parabolica. Vediamo se questo gli farà perdere troppo tempo o meno, ma effettivamente lui ha tolto la maschera e si sta facendo vedere come back in business, diciamo, roba seria da Lorenzo in questo momento. Assolutamente sì, adesso il suo secondo parziale non è dei migliori, ma è comunque in linea con i tempi fatti in precedenza. E il primo, come avevi sottolineato, Franz, è assolutamente il migliore in questa fase di qualifica. Occhio! Occhio a Lorenzo Tersigni, che potrebbe davvero scalzare tutti i suoi avversari con un altro grande giro di qualifica, dà la possibilità di farsi sotto almeno in questa fase, poi in gara sarà tutta un'altra storia, però se avevamo bisogno di un candidato alla vittoria di questa sera, forse in questa prima fase di qualifica ce l'abbiamo già. Sto seguendo anche con attenzione quello che fa Tommaso Maffei in 13esima piazza, lo andiamo a pescare tra poco con le inquadrature, mentre Bianchi e Bezzu sono da segnalare ai pit. L'Italia che si sta migliorando, eccolo qua, si è migliorato, settimo. Salito. Sì, certo. Era importantissimo, era cruciale per lui, che adesso è transitato giustamente sulla fotocellula del traguardo e si lancia forse per un altro tentativo. Vediamo se sta spingendo o meno, credo di sì, perché dal controllo che sta mettendo in pista in curva grande direi che l'acceleratore lo sta tenendo premuto e anche parecchio. La pista la stiamo apprezzando, l'abbiamo vista già dalle immagini parecchie volte in questa sera, e giustamente rispondo anche a Andrea Lucisano in chat che chiede: ma PG, eccolo qua, PG l'abbiamo mostrato, PG è arrivato, finalmente ha fatto stampare un tempo valido, cosa che nei primi 20 minuti non era riuscito a fare, ad ottenere. In questo momento sta procedendo in un tratto di pista che è molto molto simile a quello che conosciamo oggi, ossia le curve di Lesmo, un'altra parte che ha sostanzialmente la stessa fisionomia è proprio la parabolica. Poi c'è tutta una storia che possiamo raccontare sulle evoluzioni che ha subito nel corso degli anni il circuito brianzolo. Attenzione a Matteo Bezzu, che viene dato in questo momento fuori dalla sessione di qualifica, potrebbe essere un problema tecnico per lui. Con Maffei che si issa addirittura in quarta piazza, bravissimo Tommaso a bordo della sua Ferrari, e Genova migliora nel primo settore e migliora rispetto a tutti. Andiamo a seguire allora Fulvio, che è l'altro pilota della Lancia di 50,
compagno di squadra di Pierluigi Uni, che due lancia questa sera impegnate sull'asfalto di Monza. Curva parabolica, eccola qua, uno dei tratti, come ho detto in precedenza, che era somigliante a quello che abbiamo oggi, molto molto simile, e sta giungendo in quello che sarà il secondo settore della pista. Lo passa adesso, 40 e 562, è il suo miglior parziale in quel tratto. Occhio anche a Fulvio Genova, che così si candida davvero ad essere un papabile pole man, o quantomeno uomo da prima fila, per mettersi là tra Tersigni, Coso, Aruta. Tersigni adesso ai box a 9 minuti dal termine, quindi farà una sosta, resetterà la mente, farà il setup corretto sulla propria vettura e poi si rilancerà in pista per gli ultimi tentativi. On board qui con Fulvio Genova, che effettivamente potrebbe togliersi delle vere e proprie soddisfazioni. È un pilota che va forte in questo campionato, ha avuto un po' di prestazioni un po' opache, un po' sfortunate, ma effettivamente qui sul circuito Brianzolo potrebbe benissimo essere uno dei dark horses di questa gara, su cui puntare. Effettivamente abbiamo detto prima di Aruta, che è alto in classifica, e potrebbe anche lui togliersi delle soddisfazioni, ma Genova adesso è l'uomo del momento, terza posizione per lui, 2.44 e 1. Effettivamente poi nel proseguo della qualifica cercherà di andare sotto la soglia psicologica del 44, cosa che è riuscita ai due piloti che lo precedono. Grande e bella dimostrazione di buon ritmo da parte anche delle Ferrari, Pepe Coso in seconda posizione, Tommaso Maffei in quinta, un po' meno l'altra Mercedes di Oberto Tarena, che adesso naviga in sesta posizione. L'abbiamo visto anche lui fortissimo nell'appuntamento precedente di Entry, chissà che non ci riservi anche lui qualche sorpresa quando mancano poco più di 7 minuti alla fine di questa sessione. Oh mamma mia, questo è un errore da parte di Tommaso Maffei, che si è visto scappare da sotto al posterior la sua vettura, la sua Ferrari, che a momenti andava a piallarsi contro la barriera interna. È riuscito comunque a padroneggiarla magistralmente, gran controllo da parte sua, e prosegue nonostante un grande spavento che gli ha comportato il chiudere un giro non con una buonissima prestazione. Adesso a 7 minuti in cui poter tentare nuovamente un passaggio veloce, certo è che una quinta posizione nell'ultimo round del campionato non è malaccio, devo dire, ragazzi. Sì, infatti, e ci diceva tra l'altro Italia come la sopraelevata sud, quindi l'ultima curva, fosse molto bumpy, quindi effettivamente questo potrebbe aver influenzato l'errore di Maffei, che praticamente si è quasi girato, comunque la corretta, però i sobbalzi potrebbero averlo comunque distratto nella guida. Non so cosa voi ne pensiate riguardo. Sicuramente, sicuramente 100% l'abbiamo visto scomporsi proprio in percorrenza della sopraelevata sud. E ovviamente c'è anche questo aspetto. Ricordiamo che le due curve sopraelevate, appunto, non si chiamano paraboliche, ma si chiamano sopraelevate. La parabolica è un'altra ed è l'ultima curva che tra poco affronterà Tommaso Maffei della pista stradale. Adesso è al vialone, curva che immette sul rettilineo e che porta proprio alla piega che ho menzionato in precedenza. Attualmente diamo uno sguardo anche alla tabella che ci mostra i tempi. C'è Oberto Tarena che è impegnato in un tentativo abbastanza buono, e infatti il primo e il secondo settore sono i suoi due tempi migliori. Andiamo on board sulla sua vettura, la Mercedes V196, arriva adesso sul rettilineo del traguardo. Vediamo dove la mette Federico Oberto Tarena. La mette in terza piazza, buono, 2.43.962 l'ultimo passaggio. Scalza Fulvio Genova dalla provvisoria prima fila. Matteo Aruta e Tommaso Maffei comporrebbero così, insieme a Fulvio, la seconda, con Giulio De Andreis attualmente in settima. Quindi occhio, Pierluigi Italia sarà decimo, Tersigni invece è ancora là davanti. Ragazzi, questa sarà una partenza innanzitutto cruciale, ma in realtà mi aspetto di vedere tanti colpi di scena. Non so cosa ne pensate voi, ma credo che anche chi ci sta guardando da casa sia dello stesso parere. Bah sì, penso proprio di sì, nel senso che abbiamo visto bene o male la tendenza in questo campionato è stata di partenze molto corrette e pulite, il che ci ha sempre sorpreso, perché le vetture sono veramente delle bestie imbizzarrite
figurarsi poi con i pneumatici e i freni freddi. Qui complici tanti rettilinei, gli approcci a queste curve ad altissima velocità di percorrenza, con queste auto che si muovono sempre in maniera laterale, sarà difficile affrontare dei tratti appaiati. Attenzione a Bertarena che prende una bella porzione di verde in uscita dal vialone. Sarà difficile per loro comportarsi quando sono affiancati in due, magari anche in tre, chi lo sa. Quindi effettivamente le fasi di inizio gara con il gruppo tutto compatto potrebbero davvero essere un po' una roulette che scombina tutti i piani, e ne vedremo davvero delle belle. Sì, totalmente, totalmente d'accordo con il tuo discorso, Franz. Non fa una grinza. Sono a questo punto stracurioso di capire quello che ci faranno assaporare i piloti in pista questa sera, con uno sguardo ancora al monitor dei tempi, che poi sarà quello cruciale. Certo, partire davanti a Monza, lo sappiamo anche oggi, non è totalmente fondamentale, perché è una pista in cui si passa, le velocità sono alte, la scia, come abbiamo detto in precedenza, può sicuramente aiutare anche con queste vetture che di carico aerodinamico non ne generano praticamente. Ma non per questo la pole position è meno importante, comunque ti permette di stare lontano dai guai, forse relativamente, ma ti dà... Vuol dire che quello punto. Sì, esatto, ti dà quel punticino in più che comunque, anche in ottica campionato, nonché morale, farebbe benissimo a Tersigni, addirittura ultra bene, nel senso che, essendo uno dei piloti in lotta per il campionato, avere una lunghezza in meno da chi ti ha, da chi hai davanti, ossia Giulio De Andrés, è sicuramente dell'ossigeno buono, aria fresca, che ti porti a casa. Adesso Federico Bertotarena e il pilota pescato dalle inquadrature, che però si spostano su Lorenzo Tersigni, perché nel secondo tratto ha addirittura migliorato la prestazione fatta in precedenza con 39.924. Quindi sta volando la Mercedes numero 2 a 2 minuti e 25 secondi dal termine di questa sessione. Andiamo a seguire il suo passaggio nell'ultimo tratto di pista, la sopraelevata sud. Andiamo on board per assaporare e vedere quei bumpy di cui accennavo Alfredo in precedenza. Eccolo uno, il primo, e qui verso la fine dovrebbe essercene un altro. Eccolo qua, l'ha appena affrontato Lorenzo Tersigni, abbiamo visto proprio l'escursione della sua ammortizzatore sinistro, molto molto evidente. E adesso sul traguardo per fare 2.43.8, che quindi non va a migliorare il 2.43.1 che aveva fatto in precedenza, a causa proprio di un terzo settore non eccelso. Pauroso anche quanto stiano vicini al guardrail nelle due sopraelevate. Questa inquadratura poi ce lo fa apprezzare sempre di più. Arriveranno gli ultimi tentativi per le qualifiche per i nostri piloti, perché il cronometro è proprio agli sgoccioli. Qui on board con Fabrizio Bianchi sulla sua vetturina francese, ritornano delle contendenti francesi che erano assenti nel round di entry. Si sa che tra inglesi e francesi non scorre buon sangue, però per questa volta sono tornati. Il buon Fabrizio naviga in dodicesima posizione, si appresta adesso ad andare sulla sopraelevata. Ancora quanto rischio, questo ci fa capire. Attenzione, occhio ad Andrés e anche a Fulvio Genova, perché effettivamente i loro ultimi passaggi potrebbero essere cruciali per la griglia di partenza che andrà a schierarsi tra poco. Sì, De Andrés è davanti per quanto riguarda la track position a Fulvio Genova, ma in classifica gli è dietro. Fulvio quarto, De Andrés è settimo, ma vado a pescare proprio Giulio De Andrés, perché ha fatto 59.7 nel primo settore, 40.1 nel secondo. Sono i suoi due migliori parziali, con Fulvio Genova che però fa il record nel primo. Quindi occhio al pilota della Lancia di 50, che arriverà forse all'ultimo con un grande tentativo. Tersigni, sì, 59.1 in linea, però 39.893 nel secondo settore, contro, lo ricordiamo, il 40.0 di Fulvio Genova. Sta volando in quel tratto Lorenzo Tersigni. Andiamo a pescarli uno dopo l'altro. Adesso abbiamo Giulio De Andrés che è inquadrato in questo istante. Andiamo magari anche on board con lui. Sopraelevata sud, la percorre, ha evitato quei fastidiosi bump, è riuscito a controllare la sua Maserati. E adesso va sul traguardo per metterla a sesto. Non migliora di tantissimo, per la verità. Andiamo a seguire allora Fulvio Genova, che arriva verso
la sopraelevata sud, quella che in precedenza ha percorso proprio Giulio De Andrés, che non è riuscito a fare un grandissimo giro. Attenzione da segnalare ovviamente il tempo, che è finito con Coso, Oberto Tarena, Aruta ai pit, quindi non miglioreranno la propria prestazione. Occhio, occhio, occhio quindi a Fulvio Genova, che adesso arriva dopo un buonissimo primo settore, un ottimo secondo. Traguardo per lui, dove la mette Fulvio? La mette secondo, la mette secondo, grandissima prestazione da parte sua, si guadagna la prima fila assieme a Lorenzo Tersinghi, che prende bandiera. 2:42.655 è il tempo del poleman attualmente, grande, grande, grande qualifica da parte di questi piloti, con anche Tommaso Maffei che è impegnato in un tentativo, invece Corazzini dovrebbe essere andato a muro, dovrebbe essere andato a muro, infatti così è fermo Corazzini. Maffei, torniamo su di lui per vedere che cosa combina, e sopraelevata nord, che però, mamma mia, per un momento no, forse ho visto un lag, un problema tecnico, è ancora in pista e via verso la sud dopo questo infinito rettilineo. Praticamente uno dei 3-4 piloti che ancora devono chiudere un tentativo interessante. Fabrizio Bianchi è passato sulla fotocellula del primo settore, ma è alto il suo tempo e anche quello del secondo tratto di pista. Tommaso Maffei ha fatto un minuto nel primo settore, 40.162 nel secondo. Comunque in linea, non distantissimo da quello visto in precedenza. Attenzione al suo passaggio con la Ferrari, la mette in sesta davanti a Pierluigi Italia. Abbiamo fatto bene a stare su di lui con le inquadrature, perché questo è un colpo abbastanza basso per Pierluigi, che sarà costretto a partire così in terza fila. Occhio, occhio a quello che succede qui con Aruta, che però ha avuto un problema, ha avuto un problema, infatti non lo vedo in classifica in questo momento. Potrebbe giovare questo Pierluigi? Ma vediamo, perché il se non è un problema tecnico probabilmente non ripartirà, so se è solo disconnesso dal server, però vedremo una volta che la griglia si formerà. Pierluigi Italia off cam aveva fatto un bel guizzo per portarlo davanti a De Andrés, tra l'altro di pochissimo. Questo è già un segnale magari anche psicologico, mi viene da dire, però questo bisogna poi vedere se gli giova o meno. Chi invece è Gaudio davanti in pole position è Lorenzo Tersinghi, che si porta a casa innanzitutto un punto in più, che in campionato non fa male. Da una bella sberla, perché sei decimi su un giro che si percorre in quasi 3 minuti. Effettivamente è un bel distacco sotto il muro del 43, ed effettivamente adesso occhi puntati sulla gara, dove proverà a fare la lepre in fuga con un branco di lupi che sono molto 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 affamati. Sicuramente molto molto affamati, e noi siamo affamati invece di vedere questi piloti impegnati in pista con il poleman Lorenzo Tersinghi inquadrato in questo momento. Ma noi ci stacchiamo per qualche istante in un breve spazio pubblicitario, ci ritroviamo tra poco con lo start di questa resa dei conti, l'ultimo appuntamento del campionato Formula 1 XX secolo.
nuovo in onda Lorenzo Mangano, Francesco Frati e Alfredo Cirelli al commento per la partenza di questo ultimo round del campionato Formula 1 XX secolo, stagione 1955. Ragazzi, prima di partire, un breve sguardo alle classifiche. Franz, Alfredo. Beh, allora, esatto. Scusa Alfredo, dobbiamo considerare che sì, adesso Tersigni avrà recuperato un punto. Di nuovo, occhio a Zavorra e Restrictor, che potrebbero giocare un ruolo fondamentale. Alfredo, le combinazioni per la vittoria del campionato adesso come si mette? Le combinazioni sono tante per poterle dire in un minuto, però comunque c'è da dire che si sono già parecchio ristrette rispetto a comunque quelle che avevo calcolato questa mattina, perché Tersigni è andato a 65 punti, quindi vanno tolte tutte le varie combinazioni in cui sia De Andreis che Italia facevano entrambi i punti bonus, sia quelli in cui Tersini non ne faceva neanche uno. C'è da dire che così, comunque, se dovessero finire come adesso, con Tersini primo, Italia settimo e De Andreis addirittura ottavo, Tersini così dovrebbe vincere alla grande. Però c'è da dire che con soli 14 piloti è molto più facile per De Andreis finire a punti, e lui è il favorito per quanto riguarda la classifica, quindi potrebbe effettivamente andare a suo vantaggio l'enormità di defezioni. In sintesi, comunque, c'è da dire che De Andreis, per diventare campione, deve perdere non più di 7 punti rispetto a Tersini e 13 rispetto ad Italia. Tersini, per diventare campione, deve guadagnare almeno altri 7 punti rispetto a De Andreis e non deve perderne più di 6 rispetto ad Italia. E Italia, per diventare campione, deve guadagnare almeno 14 punti rispetto a De Andreis e 7 rispetto all'Italia. In caso di parità di punti, vincerebbe De Andreis per migliori piazzamenti. E a tutto questo avremo una risposta tra poco, perché attenzione, semafori che compaiono in sovrimpressione, le 6 luci che mano a mano vanno ad accendersi, a illuminare di rosso questo ultimo round del campionato. Sui motori, via! Parte la gara a Monza con un buono scatto, se non ho visto male, del pilota che era in terza posizione. Adesso andiamo subito là davanti con le immagini. Era Coso? Era Peppe Coso, effettivamente sì. E infatti è davanti alla curva numero 1. Davanti a sé non ha assolutamente nessuno per il momento. Probabilmente alla sua sinistra c'è qualche vettura che gli dà fastidio. È così. Infatti De Andreis dovrebbe essere il pilota in questo momento che lo affianca. O è Italia? È Italia! È Pierluigi Italia che si prende la leadership già in curva grande e va così subito in testa con una partenza stratosferica. Stratosferica, tra un po' avremo anche la tower di sinistra che si aggiornerà con le posizioni esatte. Vediamo se abbiamo il riscontro dal nostro monitor dei tempi di quello che accade, ma dovrebbe essere proprio così. Dovrebbe essere proprio così. Adesso sono già tutti quanti alle prime curve di Resmo, partenza che è avvenuta, direi, abbastanza in maniera regolare. Questo mi fa molto piacere. Occhio, occhio qui, perché i guardrail sono molto vicini nelle due di Lesmo. Ci stanno tutti parecchio lontani. Non si prendono rischi in questo momento, in questa situazione. Con Peppe Coso adesso impegnato ad inseguire quello che è Pierluigi Italia. Non guardate la colonnina di sinistra per il momento, perché mente non delinea la situazione reale dei piloti che sono in pista, con Aruta che deve avere qualche tipo di problema. Vediamo se è lui. Sì, è lui. È lui che ha perso già parecchie posizioni, quindi occhio, occhio al pilota della Maserati, perché è molto molto indietro. Attualmente viene dato primo, ma non è così. Quando transiteremo sul traguardo probabilmente si aggiornerà tutta la situazione, con in questo momento Pierluigi Italia là davanti. Lo possiamo apprezzare da questa inquadratura. Qua dietro si scambiano le posizioni intanto i piloti con Maffei, Tersigno, Bertotarena, che sono tutti in battaglia tra di loro, con qualcuno lì che decolla, che decolla, incredibile. Era Fulvio Genova, forse? Era Fulvio Genova o era... non ho ben capito di chi si potesse trattare. Maffei no, Maffei no, o era Fulvio Genova o era Giulio De Andreis. Forse era Giulio De Andreis che è decollato, sperando per lui che non abbia danni alla propria vettura, perché sennò sarebbe un colpo abbastanza grosso per il leader entrante del campionato in questo primo round. Franz, che partenza è stata? Beh, spettacolare per Peppe Coso, che dall'interno è riuscito a capitalizzare, ma ancora di più per Pierluigi Italia. Incredibile. Ma cosa è passato al comando? In partenza, esatto, la Ferrari di Peppe Coso adesso guida. No, dico adesso. Il gruppo e Pierluigi Italia in partenza spettacolare. Ha fatto un compito veramente
assurdo, molto efficace. Non si può dire lo stesso di Tersigni, che in un certo punto si è visto com'è, è rimasto piantato sulla linea di partenza e adesso ha tutto da rifare in questo momento. Ecco, vediamo che la classifica si sta aggiustando. Pepe Coso, leader della corsa, tallonato da Pierluigi Italia e poi dall'altra Ferrari di Tommaso Maffei, anzi no, di Tersigni, che passa in questo momento il pilota Ferrari. Adesso si mette a caccia del duo di testa, che un po' di margine l'ha preso, come vediamo dalla classifica, 2 secondi e mezzo, e De Andreis è rimasto nel centro gruppo anche con uno spavento, come hai detto tu bene Lorenzo prima, è stato veramente vittima di un episodio abbastanza strano, deve tenersi fuori dai guai, adesso ragionare con calma, perché la gara certo segna 26 giri, ma saranno dei giri lunghissimi e pieni di azione. Alfredo, considerazioni sullo start da parte tua? Sini è partito malissimo, mentre c'è da dire che Italia ha fatto quello che doveva fare, lui è condannato adesso ad arrivare tra i primi 2 posti, perché comunque aveva la possibilità di vincere il titolo anche arrivando terzo, ma solo se avesse fatto anche pole e giro veloce. Non ha fatto la pole, quindi adesso deve per forza arrivare tra i primi 2 posti se vuole vincere il titolo, e tra l'altro con De Andreis molto arretrato, cioè con De Andreis e Tersini a centrogruppo. Italia sta facendo quello che deve fare, adesso è secondo, sta gestendo dietro Coso, stando anche prendendo un leggero gap nei confronti di Tersini. C'è da dire che stando così le cose... Oh, attenzione là dietro! De Andreis e Genova, con Genova a muro. Dietro c'è anche una Connaught che è coinvolta nell'incidente, ma probabilmente per i fatti suoi, andando magari a cercare di evitare i piloti che erano rimasti coinvolti qua indietro. Attenzione al colpo di scena grandissimo per quanto riguarda il campionato, con il leader che si ritrova adesso indietro in 11ª posizione, seguito da Fulvio Genova. Non ho ben capito che cosa sia successo tra i due piloti, che mi pare siano venuti a contatto. Non riesco però a darvi un'idea su chi è andato a colpire o che è andato a disturbare l'altro. Nel frattempo però godiamoci anche questa inquadratura della sospensione anteriore sinistra di Giulio De Andreis, che viene sollecitata nella sopraelevata nord, ma in una posizione, Franz, che sicuramente a Giulio non andrà giù. Ma io penso, mamma mia, quasi la perde qui, deve stare veramente attento. Io penso che in quell'istante i due si siano trovati. Attenzione a Roberto Tarena, che viene dato il leader della corsa. Ma non è così. No, ok, solo un errore della Tower dei Tempi. Penso che in quel momento i due si siano trovati in scia e abbiano staccato nello stesso momento in cui sono abituati, nel momento in cui hanno il loro riferimento. Nel frattempo Maffei sopravanza la Mercedes di Tersigni e si porta in 3ª posizione di nuovo, quindi sorpasso e controsorpasso. Evidentemente i due hanno hanno ritardato di molto la frenata, tant'è che abbiamo visto poi anche un'altra Connaught fare lo stesso errore e i due si sono trovati fuori pista, ma soprattutto adesso si trovano in 11ª e 12ª posizione. Per Genova, che era un candidato, un ottimo candidato alla vittoria, è un colpo grosso, ma soprattutto per Giulio De Andreis in ottica campionato questo pesa tantissimo. Sì, nel frattempo stiamo inquadrando un altro dei piloti in lotta per il campionato, Lorenzo Tersigni, con 65 punti in questo momento in virtù della pole position fatta siglare qualche minuto fa sul circuito Brianzolo. 71 punti sono quelli che ha Giulio De Andreis. Lo ricordiamo tra l'altro il sistema di punteggio, giusto che siamo all'inizio di questa gara: 20 punti assegnati al primo, 15 al secondo, 12 al terzo, 10 al quarto, 8 punti invece prende chi arriva quinto, 6 ne prende il sesto, 4 ne prende il settimo, ne prende 3 l'ottavo, il nono ne prende 2 e al decimo ne viene assegnato uno solo. Quindi chi vuol far segnare cifra diversa da 0 sul proprio ruolino di marcia per questo round ha la necessità di rientrare in top 10, cosa che per il momento non sta riuscendo Giulio De Andreis, proprio in questa curva coinvolto in un crash con Fulvio Genova, di cui ovviamente la direzione gara sarà sicuramente conscia di dover prendere decisioni. Ma attenzione al botto violentissimo di Maffei con Tersigni. Maffei con Tersigni, con Maffei che si rimette dritto. Incredibile. Si è rimesso dritto Tommaso Maffei. Prosegue. Non è possibile, incredibile. O non era lui?
Ma sì che era lui. Ah no, era lui. È lui o non è lui? Certo che lui. Certo. È Tommaso Maffei che comunque si rimette dritto e adesso transita sulla sopraelevata nord con un volante che sembra anche abbastanza dritto, devo dire. Non ci dovrebbero essere problemi grossi da questo punto di vista. Però, sai, grande punto di domanda, lo terrei, ecco, sulla tenuta, sull'affidabilità, sulle condizioni della Ferrari 555 di Tommaso, che adesso guarda quante correzioni violente e molto improvvise fa sul proprio volante verso sinistra, sterza destra per andare a sinistra, qualcuno diceva, in questo caso è sterza sinistra per andare a destra, seppur sulla sopraelevata si abbia anche più grip. Però qui le Mercedes ai ferri corti con Tersigni che ha preso la scia di Oberto Tarena, si sposta verso destra, avrà la traiettoria più favorevole alla curva grande, che in realtà è il curvone Biassono. Per chi conosce bene e sa come vengono nominate ufficialmente le curve di Monza, con Tersigni attualmente che si porta con la sua Mercedes numero 2 in terza posizione, la piazza che gli consentirebbe di stare ancora più tranquillo, con Pierluigi Italia però secondo davanti a lui. È sicuramente obiettivo molto molto ambito per il pilota Mercedes. Assolutamente sì, sarà difficile però almeno per questo momento scalzare Pepe Coso dalla leadership della corsa. Sta girando veramente fortissimo, 2.45.3 l'ultimo passaggio, qui intanto sulle retrovie con questo trio di Conor che si dà tantissima battaglia con Davide Piragnolo, momentum tutto dalla sua parte, visti gli ottimi risultati ad Entry, passa in ottava posizione. Giulio De Andrea deve stare attentissimo in questa fase, ne può far fuori due in un colpo solo, vediamoli qui in grandissima battaglia qui al serraglio, una macchina rossa contro tre British Racing Green per le vetture britanniche. De Andrea si riporta crucialmente in top 10 e potrà segnare punti, ma non è finita la sua risalita, di sicuro andrà ad ambire a posizioni più importanti dopo il fattaccio che l'ha coinvolto in parabolica nei primi giri di questa corsa. E insomma vedremo anche per quanto riguarda la strategia, perché questo intoppo sicuramente avrà mischiato un po' le carte anche per il piano tattico che aveva il leader del campionato, Alfredo. Sì, perché comunque, tra l'altro, io vorrei soltanto crocifiggermi per la guffata di prima, perché poco prima che si girasse De Andrés avevo detto che in questo momento andava tutto bene per lui, quindi però sì, in questo momento le cose stanno girando bene per Tersigni. Eccolo là, bravi Lorenzo. Ecco, è il punto. Oh, però effettivamente la lotta è interessante perché Italia è secondo, quindi effettivamente anche lui in questo momento sta giocando il tutto per tutto. Sembra che Coso ne abbia di più, però dovremmo anche vedere per quanto riguarda poi i carichi di carburante. Qui effettivamente sono molto elevati, perché comunque un giro è molto lungo, quindi anche avere un giro in più di carburante è parecchia roba. Coso sta girando molto più forte, però Italia e Italia fa segnare il giro veloce adesso. No, il giro veloce del suo personale. Però comunque effettivamente abbiamo due piloti, Italia e Tersigni, che stanno lottando per il titolo. Al momento è avvantaggiato Tersigni e c'è De Andrés che deve recuperare almeno fino alla top 5. Però vediamo che comunque lui esce abbastanza lento dalle curve, quindi deve agganciarsi al treno di qualcuno per riuscire a recuperare pian piano, magari sfruttare gli errori, magari sfruttare la strategia. Ecco, infatti vediamo che ha già perso un'altra posizione e sembra una lotta molto interessante. Attenzione al contatto. Il contatto con Davide Piragnolo che finisce a muro. Giulio De Andrés che si lancia sul pedale di sinistra, quello del freno, per rallentare la propria Maserati. Adesso aspetta anche sportivamente Davide Piragnolo e riprenderà la via della corsa dietro di lui. Gran gesto questo di Giulio De Andrés. Una serata che per lui in questi primi 5 giri è totalmente da dimenticare. Pazzesco, pazzesco quello che stiamo vedendo a Monza con Giulio, che per la verità sì, come dicevi tu Alfredo, ha anche difficoltà proprio dal punto di vista della zavorra, del setup della macchina, ad uscire veloce, ad sfruttare tutta la capacità di sprigionare potenza della propria vettura per quanto riguarda i restrictor che sono applicati al proprio propulsore.
e però ha anche qualche segno di cedimento tecnico a causa del botto probabilmente in precedenza, e sicuramente anche questo non gli ha fatto bene, nonché gli ha fatto perdere di nuovo, però il gancio della top 10. Secondo me gli errori sono causati proprio dal fatto che lui, arrivando molto lento sul rettilineo, freni molto in ritardo rispetto agli altri, e quindi questo lo può portare effettivamente a sbagliare, perché credo sia molto al limite in questo momento. Sì, è probabile, attenzione qui ai ferri corti, Marulli e Genova, con Genova che passa in questo istante sul pilota con Noh, l'abbiamo inquadrato e lo continuiamo a inquadrare con anche il suo compagno di squadra Bruno Blanco, parlo di ovviamente Alessandro Marulli e Bruno Blanco, che vanno assieme nella codona della vettura di Fulvio Genova, che è qui davanti. Lo inquadriamo, andiamo però con questa visuale che ci fa apprezzare là dietro il trenino che si sta creando in questo British Green Racing, o race, ditelo come volete, insomma io non sono di Cambridge, quindi purtroppo non riesco a pronunciarlo nel modo più corretto, con ovviamente le vetture che saltano, e tanto qua sulla sopraelevata nord riescono comunque a tenerle in pista nel migliore dei modi, direi, Marulli e Genova, che sono ancora molto molto vicini tra loro. Approcceranno tra qualche istante la sopraelevata sud, ci va dentro all'interno Marulli, attenzione però perché in due qui è difficile passare, si sfiorano, non c'era più niente, non ci passava un atomo tra la vettura di Marulli e quella di Genova. Come hanno fatto a non toccarsi e a non lanciarsi contro il muro esterno, contro il guardrail pericoloso, tagliente di Monza, non si sa, è un miracolo. È incredibile questo passaggio. Abbiamo visto come Genova per pochissimi centimetri sia riuscito a passare davanti alla Connaught di Marulli. Qui inquadrato Bruno Blanco che va a chiudere la top 10. Attenzione, quella staccata stacca molto profondo qui alla curva grande, si fa sotto, attenzione alla largo Marulli che va larga, va fuori, vediamo se la tiene, non il la contatto tiene. Con il guardrail, diciamo che fa un po' di wall riding e sì, riesce comunque a riprenderla via della pista con Bruno Blanco, che si guadagna in questo momento la nona posizione. Distacchi un po' consolidati davanti, quindi è qui la lotta in fondo al gruppo, dove troviamo un ospite indesiderato, ma indesiderato anche per se stesso, perché Giulio De Andrés in undicesima posizione, l'abbiamo visto, insomma non è abituato a stare in queste posizioni, ancora qui in difficoltà la Lesmo, vediamo come gira largo. Effettivamente la sua condotta di gara è influita molto dalla zavorra e dal restrictor, il modo che deve portare l'automobile, come detto benissimo Alfredo, deve staccare veramente tardi, andare a compensare queste penalità di potenza e di mancanza di leggerezza sulla sua automobile. Guarda qui Piragnolo quanto gli mangia sul dritto e quanto De Andrés avrà problemi di bilanciamento nelle lunghe percorrenze delle curve dell'autodromo Brianzolo. Sarà veramente difficile per lui, man mano poi che i giri passano, le gomme poi si consumano, c'è il rischio anche di surriscaldamento, Alfredo, specialmente sui banking le gomme subiscono veramente uno stress elevato. Sì, perché comunque allora in questo caso specifico no, nel senso che comunque tutti quanti dovrebbero aver previsto questa cosa, dovrebbero tutti quanti fare una strategia a due soste. Io non credo qualcuno farà una strategia di una sosta appunto per l'usura, quindi non dovrebbe essere un problema in questo caso. Però effettivamente specialmente i banking usurano molto le gomme, e abbiamo visto comunque nella storia recente della Formula 1, nel caso di Indianapolis 2005 con il ritiro delle gomme Michelin, ma in realtà proprio nel Gran Premio d'Italia del 55 accade un fatto simile. Fu la prima gara con la sopraelevata, la Lancia si era ritirata dopo la gara di André dalle corse, Ferrari aveva acquistato le D50 con cui l'anno dopo vincerà effettivamente il mondiale con Juan Manuel Fangio, però per contratto, mentre la Ferrari aveva comunque le gomme Pirelli, le Lancia aveva, intanto qui c'è questo sorpasso di Genova nei confronti di Benzo sfruttando la scia, la Lancia aveva le gomme del Belgio Anglebert, che però in curva sulla sopraelevata si distruggevano proprio come le Michelin, e Ferrari dovette quindi ritirare subito le Anglebert dalla gara monzese, quindi corse con soltanto le 5-5-5, e probabilmente in quel momento avrà anche pensato delle brutte parole, perché chissà quanto aveva speso per comprare le D50, però doveva supportare subito il garage.
Sì, tra l'altro storia che si ripete, quindi dopo 50 anni esatti a Indy 2005, incredibile. Sì, cioè nessuno aveva... corriamo sulla sopraelevata, forse dovremmo fare delle gomme più resistenti. Ma no, va bene così. Ma sì. Già prima c'erano stati dei problemi, già nel 2004 c'erano stati dei problemi. Con l'incidente pesantissimo di Ralf Schumacher. Sempre lui, tra l'altro. Sì. Pure lui è più nel 2005. Sì. Esatto, esatto. Nel 2005 andò a sbattere in maniera meno pesante. Nel 2004 rischiò tantissimo con le lesioni alle vertebre e un inizio di giornata non dei migliori, perché perse anche conoscenza e, insomma, non fantastico, ecco, quel momento che ci fa capire come in realtà 50 anni prima si visse la stessa cosa e proprio qua sul circuito di Monza. Questo è un aneddoto molto molto importante e questo è il valore aggiunto che dà Alfredo Cirelli a queste telecronache, per cui ringraziamo ancora lo splendente. Là davanti è andato qualcuno dritto in sabbia, Bezzu, che era, se non sbaglio, in sesta posizione e si trova adesso insabbiato. Ci rientra sull'asfalto in questo istante con qualche difficoltà, mentre sopraggiungono tra l'altro anche delle vetture che però lo sfilano. Attenzione che piombano su di lui anche Piragnolo e De Andreis. Andiamo a bordo con il pilota Maserati, eccolo. E là davanti c'è la vettura di Bezzu in livrea azzurra, che viene scavalcata prima dalla Conneau e poi probabilmente anche da De Andreis, con un three wide che si è composto per qualche istante qua sul rettifilo delle tribune del circuito di Monza. Via ancora l'altro giro in questa gara, quando siamo all'ottavo. Ci avviciniamo, ragazzi, al momento, se le strategie saranno a due soste, delle fermate ai pit, perché mi aspetto dal nono, decimo giro un pit window che si aprirà. Molto probabile, visto i carichi di carburante e il consumo delle gomme, che bene o male tra poco le prime vetture andranno a defilarsi verso la corsia dei box. Qui di nuovo inquadrato Piragnolo, che questa volta ha dovuto cedere la posizione a Giulio De Andreis, che se l'è conquistata, quindi ancora una volta leader del campionato. Attenzione sulla sua Maserati. Attenzione, infatti, è arrivato al contatto qui sulla sopraelevata, grandi rischi per Giulio De Andreis. È evidente quanto stia spingendo fin dall'inizio per recuperare il quanto più possibile. Sa benissimo che si trova in una posizione di svantaggio e che in questo momento sta perdendo il campionato con Maffei e Oberto Tarena, che entrambi danno un bel bacione a stampo sulle barriere esterne, fregandosene di rischi e quant'altro. Stanno mettendo tutto qui sulla pista. Effettivamente qui ci sta che stiano spingendo, dando il tutto per tutto, magari prima proprio di rientrare ai box. Sì, è vero, è vero, è vero. Potrebbero essere proprio in una fase di spinta molto molto estrema prima della sosta ai box, che avverrà tra poco. Qui invece c'è Davide Piragno, che è la nemesi principale di Giulio De Andreis in questa gara, ed è incredibile. Un pilota con che sta dando fastidio al leader del campionato fino a questo momento. Non deve assolutamente lasciarsi abbattere Giulio, deve andare a scrollarselo di dosso, issarsi di nuovo verso una decima, nona posizione, lontano dai disturbi. Ma è difficile, non scappa, in virtù proprio di tutto quello che abbiamo detto in precedenza: la zavorra, i restrictor, i danni che ha sulla propria vettura. E ragazzi, questa è una serata che più in salita di così per Giulio non si poteva mettere. Tra l'altro acclamato dalla chat, c'è un dai Giulione che affiora tra i commenti. Che rischio! Che rischio! Bezzu, violentissimo, pesante a muro, dritto! Che problema ha avuto il pilota della Gordini? L'abbiamo visto sfilare sulla sinistra, un proiettile impazzito. È finito in sabbia, è andato a sbattere contro le barriere. Per fortuna ha evitato i piloti che aveva davanti, ossia Piragnolo e De Andreis. Pazzesco, pazzesco quello che abbiamo visto. Probabilmente davvero ha messo delle ruote sull'erba, così come successe a Daniil Kvyat senza freni alla variante la variante Goodyear nella gara del 2014, verso la fine. Credo che fosse il penultimo o ultimo giro, un momento di rischio elevatissimo in quel caso, e con il pilota Goodyear si chiamava così fino al 99. Bravo, è vero, è vero. Adesso è la prima variante di Monza, la destra sinistra che conosciamo tutti, con Bezzu che adesso viene dato ai pit probabilmente per un cambio di
mutande, mi viene da dire. Esatto. Con Tersigni invece sotto al secondo nei confronti d'Italia. Vai Alfred. Sì, volevo segnalarti proprio questo, che Tersigni da 2-3 giri comunque sta girando molto più forte d'Italia, era arrivato a 5 secondi, adesso comunque gli è sceso ad un secondo, e sembra che ci sia stato comunque un l'incrocio per quanto riguarda le prestazioni. Adesso Italia sembra molto al limite, mentre Tersigni è molto più fluido della guida. Forse aveva adottato una strategia più conservativa e adesso sta pagando. Al momento è virtualmente campione, però credo che voglia conquistarsi il titolo sul campo, vincendo comunque quantomeno la sfida fra i tre contendenti. Ci perché sta andando davvero forte. Penso che già su rettilineo passerà Italia, sempre che uno dei due non entri in box in questo momento. Esatto, cosa probabile, cosa molto probabile, nono giro. Cosa molto probabile, sì, Alfredo, hai ragione. Nono giro, questo o il prossimo passaggio dovrebbero essere i momenti battezzati dai piloti per rientrare, mettere la freccia a destra e quindi rabboccare carburante e soprattutto cambiare le proprie gomme, le proprie coperture con la vettura di Lorenzo Tersigni, che sfiamma, spettacolare questa vettura, questo campionato, queste vetture, un field meraviglioso che ormai è arrivato all'atto finale. L'atto finale è questo, quello di Monza, con Tersigni che adesso è incollato nel codone di Pierluigi. Vediamo se si spostano verso destra, proseguono, forse una finta, no, ci si sarebbero fiondati immediatamente dentro la corsia dei box. Ancora invece dritti per la loro strada per compiere un altro passaggio, ma giustamente, giustamente, perché probabilmente questo è il nono giro. Sì, ci sta, che ne facciano uno al decimo e poi al ventesimo uno splash and go, perché i giri sono 26, oppure al diciannovesimo giro, insomma tra una decina di giri. Ma qui c'è da sottolineare una grande percorrenza della sopraelevata nord da parte di Lorenzo Tersigni, che così va ad affiancarsi a Pierluigi Dalli e lo scavalca, con Pierluigi che però non molla e quindi lotta per il campionato cesissima anche sulla sopraelevata sud, con i due che passano in posizioni invertite rispetto a quanto avevano fatto nel giro precedente, via verso un altro passaggio sulla pista bellissima, spettacolare, iconica di Monza, con però la Mercedes che ha allungato, Franz, ha allungato molto in uscita dalla sopraelevata. Cruciale questo passaggio, effettivamente i due hanno giocato d'astuzia, nel senso che non sono andati a disturbarsi a vicenda, non dovevano fare manovre scellerate, specialmente poi in un punto di gara in cui la sosta è vicino, quindi il controllo dell'auto diventa molto difficile con le gomme usurate. Pierluigi Dalli però comunque adesso ha un buon riferimento, ma soprattutto ha l'occasione di prendere la scia e ridare il favore al pilota Mercedes, come ha fatto lui nel giro precedente. Qui arriva molto profondo in staccata, forse anche un po' troppo interno, infatti esatto a centro curva perde l'auto e avrà un'uscita un po' meno favorevole. Vediamo insomma adesso la dinamica di questi due piloti, come andranno a comportarsi, con Pierluigi Dalli in terza posizione ma in scia è molto ravvicinato a Lorenzo Tersigni, che però comunque sta spingendo veramente veramente forte. Sì, si è ravvicinato, sta spingendo comunque fortissimo Tersigni per dare un riscontro cronometrico. L'ultimo passaggio il pilota Mercedes lo ha compiuto in 2:46.8. Pierluigi, che è stato scavalcato in quell'occasione, 2:48.4. È un distacco abissale, certo, non così abissale per la verità, perché qua comunque il giro è molto lungo, parliamo di 2 minuti e 48 per compiere un intero passaggio, ma comunque ci fa capire quanto in questa fase stia spingendo molto di più il pilota Mercedes, che adesso regala una bella nuvola di fumo sugli occhialoni di Pierluigi Dalli, che sicuramente non sarà contento di questo. Un'altra manovra di distrazione, questa inversa, da parte di Lorenzo Tersigni, non l'avevamo mai visto fare. Cosa dentro? E cosa ai pit? E allora si aprono ufficialmente le danze dei pit stop, con anche Tersigni, no! Tersigni! Tersigni DNF! No! Tersigni DNF! Tersigni ritirato! È sparito! Problemi tecnici per Lorenzo Tersigni! Pierluigi Italia si ferma ai pit! Compierà la sua sosta, ci si impiega circa 45 secondi a rabboccare il carburante necessario per fare almeno il secondo stint. Ma Lorenzo Tersigni è dato ritirato, ragazzi, pazzesco, incredibile, e questo è sicuramente uno degli episodi, è l'episodio probabilmente che cambia tutto, il turning point di questo campionato. Allora, abbiamo visto dall'onboard di Italia
defilarsi verso la corsia dei box e poi sparire nel nulla. Pazzesco, non ce lo aspettavamo, non se lo aspettava neanche Lorenzo. Non so se adesso occhi puntati su di lui, viene dato disconnesso dal server. Vediamo se riuscirà a fare un rientro, casomai perdendo il meno tempo possibile. Wow, assurdo, non ci voleva. Per ora sta diventando una gara in cui due contendenti su tre sono stati colpiti veramente da tanta sfortuna. E veramente, veramente assurdo. Attenzione, Lorenzo Stersini infatti scrive qui: peccato ragazzi, disconnessione. Wow, cioè proprio quando, nel momento in cui serviva di più una stabile connessione come avuta nei 5 round precedenti, in questo momento ne viene meno e quindi dice probabilmente addio ai suoi sogni di gloria per questo campionato, Alfredo. Agevolmente primo, incredibile. Sì. E adesso tutto va a vantaggio d'Italia, che deve gestire, perché comunque De Andreis è nono, però gli altri dovranno ancora pittare. Italia dovrebbe essere quindi al secondo posto dietro Coso. E è tutto un duello a due fra Italia e De Andreis. A questo punto, se dovesse arrivare secondo Italia, De Andreis dovrebbe arrivare non meglio di decimo. Non meglio senza di decimo. Punti bonus. Esatto, sì. Punto bonus che non abbiamo ancora approfondito in questa fase è quello del giro veloce. Attualmente, sì. Se vedo bene, ce l'ha Peppe Coso, perché aveva fatto un tempo stratosferico in precedenza che era un 45, sì. Vediamo se è ancora così. Sì, 2.45.3. 45.3 è ancora in mano al pilota della Ferrari il giro più veloce in questa fase, con Corazzini e Alberto Terrone che si scambiano le posizioni là davanti. Vediamo che cosa succede con i due piloti Mercedes che adesso sono in parata, ma altresì in battaglia con quello che è Corazzini, che transita per primo fuori dalla curva parabolica. Si fermeranno i box? Freccia destra? No! Proseguono. Quindi overcut per loro. Stanno girando in 2.48.2 l'ultimo passaggio. Vediamo se sono già transitati per un passaggio invece De Andreis, Italia e chi comunque ha già effettuato una sosta. Peppe Coso ci è passato. No, sono ancora i tempi alti dettati dal fatto che il riscontro è dato dal giro in cui si sono fermati. Hanno perso tanto tempo all'interno della pit lane. C'è una vettura ferma che deve essere quella di Bianchi, che infatti è dato ritirato a 6 giri. Purtroppo per lui c'è da segnalare questo ritiro. Si ferma Piragnolo. Ecco le box, con Coso che passa così in quarta posizione. E si è già fermato Peppe Coso. Si è già fermato. E infatti è il leader. Sarà il leader al momento del rientro in pista di corsia box, pardon, di Corazzini, Alberto Tarena e Marulli, che sono davanti a lui, che non si sono ancora fermati. Sono gli unici tre piloti, questi che ho appena menzionato, che ancora non hanno effettuato la propria sosta e stanno girando. Allora, in 2.47.0 Corazzini, 2.49.3 Alberto Tarena, 2.47.5 fa Marulli, e invece Peppe Coso, non ho ancora un riscontro purtroppo per lui, che deve ancora transitare per darci un giro. Adesso passa sul rettifilo, vediamo in quanto gira dopo aver compiuto la sua sosta. 2.46.2, quindi là davanti potenzialmente, sì, in questi ultimi passaggi hanno perso 3 secondi a giro Alberto Tarena, Corazzini, Marulli. Sta probabilmente girando nel verso dell'undercut la strategia giusta, ossia De Andreis va per il giro veloce. Allora seguiamolo perché è interessante, è vero. Ha fatto il suo parziale record nel primo settore, il record assoluto invece in quello centrale, con un 40.162 che è impresso a caratteri cubitali sul nostro monitor dei tempi, nonché evidenziato in fucsia sopraelevata sud. Per lui è l'ultima curva prima di passare sulla fotocellula del traguardo e questo potrebbe essere fondamentale. Occhio a Giulio, che adesso la mette anche un po' di traverso lungo questa difficile sopraelevata con un manto stradale non in asfalto e molto molto sconnesso via verso quello che è il rettilineo del traguardo, per far segnare un tempo di
2.46.2, che non vale comunque il miglior giro, perché in mano ce l'ha ancora Coso, che sta ancora spingendo, 59.7 nel primo settore, quindi sta dando pan per Focaccia, ma attenzione anche a Pierluigi Tale a 59.5, quindi effettivamente questi piloti stanno sfruttando al meglio le loro coperture fresche. Attenzione a Alberto Tarena ai pit, effettivamente era il momento, stavano perdendo troppo i due piloti Mercedes di punta, con Corazzini che vediamo se decide ancora di allungare. Incredibile. Sarà effettivamente, sì, sembra un po' controproducente questa scelta. Vedremo a cosa porterà, magari nell'ultima fase di gara avranno tutto più a loro vantaggio. Starà al tempo vedere e testimoniare che cosa succederà al duo di punta Mercedes, con Pepe Coso che riguadagna la terza posizione con il solo Marulli, che porta la Connaught su cime mai viste in seconda posizione, che deve effettuare anche lui la sosta. Sì, comunque mi viene da dire che a questo punto ha più senso per loro fare una sosta. È rientrato Tersigni, sì, infatti è sceso. Ah, sì, è vero, è vero. È rientrato, però ovviamente è dato molto indietro. Non so se riprenderà la via della pista. Ai box in questo momento. Eccolo qua inquadrato, il numero 2. Roberto Tarena, lo vediamo ancora in pit dietro al suo compagno di squadra che è stato colpito, lo ricordiamo, da un problema tecnico che qui nei simulatori equivale a una rottura del motore. Quindi tanto è. Problemi che possono comunque accadere anche nella realtà, tanto nel virtuale. Là davanti Corazzini attualmente non si è ancora fermato, così Coso, come 44. Non si è fermato Marulli, 44 Coso, 44 e 840, incredibile quanto sta girando forte il pilota Ferrari. Si è messo in 44, un pugno, e questo è un gran giro. E questo è un gran giro. Stavo dicendo, si è messo in pugno, forse definitivamente il giro migliore. No, mi ha subito smentito Alfredo, ma soprattutto mi ha smentito Pierluigi Italia, che 2.44 e 729 fa stampare sul monitor dei tempi, e questo gli varrebbe attualmente il giro più veloce. Ovviamente bisogna stare attenti anche nell'eventuale secondo stint, perché avrà un altro shot da utilizzare per far stampare il proprio tempo. Maffei è fermo fuori dalla sopraelevata sud, l'ultima curva, rimane lì mentre transita Giulio De Andrés, che guadagna così una posizione, la settima, nei confronti di Maffei, che si è portato all'esterno in una sorta di via di fuga per non essere in mezzo e non creare pericolo per i suoi avversari e colleghi in pista, che in questo momento stanno arrivando in quella che è la metà della gara. Siamo al 13° passaggio su 26. Ragazzi, in questo istante ci fermiamo per qualche momento in pubblicità e poi ci ritroviamo tra pochissimo. Occhio però al riquadrino. Onda da Monza per l'ultimo appuntamento del campionato, 20° secolo, stagione 1955 di Formula 1. Si fermano finalmente Corazzini e Marulli, erano gli unici due a non aver effettuato un passaggio all'interno della corsia dei box. Adesso iniziano a crollare indietro in classifica, come fisiologico che sia, però questa è sicuramente una strategia ad una sosta, che ci viene confermata anche da Lorenzo Tersigni stesso, che nella nostra chat di Twitch ha scritto, a seguito del suo ritiro, Mercedes andrà su una sosta. E colgo anche l'occasione per innanzitutto salutare coloro che ci stanno seguendo e ringraziare anche Michele Ruti per l'iscrizione effettuata al canale, ricordando che si può utilizzare Amazon Prime per fare una subscription. Senti che pronuncia inglese, Franz. Mamma mia, da perfetto, cioè da entry ha imparato tanto, eh. Sì. Sì, sì, entri, esci, poi decidiamo, insomma, vediamo quello che succede con la Piragno. Andiamo al suolo questa casa di... vabbè. Sì, esatto. Allora, stiamo su Davide Piragno adesso, alle spalle di Federico Berto Tarena. Prova ad andare su di lui, il pilota della Connaught. E questo potrebbe essere, sì, un piccolo colpo per Tarena, perché comunque nell'ultimo round ci aveva fatto vedere grandi cose. Questa sera invece è un pochettino in difficoltà, devo dire. Molto, sì, effettivamente non va a rispecchiare quello che credevamo. Audace la scelta di Mercedes di andare su una sosta. Sembrava tutto scritto per
le due fermate ai box. Invece effettivamente questa scelta ribalta un po' lo scenario tattico di questa gara. Vedremo se riusciranno a portarlo a buon fine e a termine, soprattutto prendendo effettivamente il vantaggio che può consegnare una gara fatta su una sosta sola. Sì, sì, assolutamente questo è il tema. Però non vorrei che le Mercedes avessero deciso di fare la strategia di una sosta in previsione della possibilità di bloccare De Andreis, quando lui avesse fatto comunque la prima sosta, rimanere fuori, aspettarlo, poi bloccarlo. Poi ovviamente De Andreis ha avuto i suoi problemi. E è un'ipotesi, eh. Però ricorda vagamente alcune strategie che facevano sempre la Mercedes, però sì, con Bottas. È vero, che lo lasciavano fuori. Da sì, qui sì, una sì, proprio a Monza, nel 18, sì. Urca, è vero, la famosa gara che vinse Kimi Raikkonen, giusto? Non so di cosa tu stia parlando. No, esattamente, la vinse Kimi, la vinse Kimi. Attenzione, attenzione, chi arriva a farci compagnia in cabina di commento? La persona più sfigata del mondo negli ultimi due weekend di gara. Pazzesco. Tommaso Maffei, un saluto. E un saluto, che cosa è successo? Subito, bruciapelo. E allora, molto divertente, una cosa che è successa anche a Fabrizio Bianchi, dato che sono andato a chiedere cosa è successo. Invece per Terzini purtroppo una disconnessione, come purtroppo penso abbiate notato, purtroppo toccando leggermente il guardrail sulla parabolica, motore completamente distrutto, cosa che non mi era mai successo nella prova e oggi mi era successo. Devo dire che non so se eravate in quel momento sulla telecamera con me Terzini in lotta, ho anche beccato un buco sul rettilineo principale dove mi si è ribaltata l'auto. Per fortuna sì, Terzini in quel momento mi ha rimesso dritto, per fortuna almeno mi sono riuscito a fare metà gara, poi purtroppo è successo quel che è successo. Però sono le corse, adesso tornerò a fare da ingegnere a Pep, che ne ha bisogno, che sta facendo ancora una volta un lavoro incredibile. Molto bene, ci dispiace per come è andata la tua corsa, però dai, diciamo vabbè, che vabbè, per quello che sei riuscito a fare ti sei comunque divertito, mi pare di capire. E innanzitutto ti volevo chiedere, Tommy, di fare un po' una sponsorizzazione al campionato che andrai a commentare tra poco qua su Italia Racing Team, insieme proprio ai miei colleghi, ai nostri colleghi Franz e Alfredo. Assolutissimamente, come vogliamo dirlo, comunque Ferrari Challenge 1993 prossimamente sui canali di Italia Racing Team, precisamente tra due settimane, sempre il giovedì, ricordiamolo, giovedì, giorno importante di gare, forse l'ultima gara è stata spostata al martedì, ma per una coincidenza comunque dell'evento sportivo più importante dell'anno, si chiama 24 ore di Le Mans, comunque Ferrari Challenge che vedrà ben 6 tappe e al commento ci sarò io e ovviamente Francesco Frati e Alfredo Cirelli come voci di supporto, ma alla fine le chiamiamo voci di supporto, ma sono, valgono tanto quanto la voce principale. Hai ragione, hai ragione. E Tommy, che dire, ti lasciamo scappare a fare di nuovo l'ingegnere di pista? Io vi lascio commentare, ragazzi, questa bellissima ultima tappa. Peccato veramente aver subito un ritiro qua, perché avevo detto un po' scherzosamente, un po' credendoci davvero di poterla vincere. Vincere no, però non avessi avuto questo problema, un terzo posto era fattibile. Peccato. Caspita, è un peccato, ci dispiace tanto, Tommy. Ci dispiace tanto, vabbè, avrai sicuramente modo di rifarti in pista. Intanto complimenti per quello che ci hai fatto vedere in questo campionato. Non era sicuramente facile, sei stato uno dei più spettacolari. Un podio l'abbiamo portato a casa, bravo, era l'obiettivo minimo. Quindi va bene così, adesso bravo, cerchiamo di portarne un altro con Pep. Molto bene, grazie Tommy e buon lavoro per questa ultima parte di serata di campionato. Grazie mille, ciao. Ciao Tommy, ciao. Ragazzi, anzi, ciao. Alfredo per la precisione, raccontaci un po' della storia di Monza, proprio dagli albori, ancora prima del 1922. Sì, perché comunque noi sappiamo che effettivamente il circuito di Monza è immerso nell'enorme parco naturale del il parco di Monza, che è il parco recintato più grande d'Europa. Però proprio questo parco ha una storia abbastanza particolare, perché era parte dei possedimenti degli Asburgo, quando comunque questi possedevano il Lombardo-Veneto. E poi passò con l'Unità d'Italia, ovviamente, alla Casa Reale di Savoia. In Savoia, dal 1878, iniziarono un'opera di riqualificazione dell'area
Ricordiamo che qui c'è anche la Reggia, c'è anche il Palazzo Reale, che appunto in cui vi risiedevano proprio i Savoia. Ma questa opera di riqualificazione smise di andare avanti comunque nel 1900, quando ci fu l'assassinio d'opera di Gaetano Bresci, proprio del re Umberto I. E per circa un ventennio, complice anche il primo conflitto mondiale, questa comunque i reali decisero di non portare avanti comunque quest'opera di rifacimento. La zona cadde in abbandono finché non venne ceduta a varie comunque associazioni, o meglio venne ceduta al demanio, la quale a sua volta la cedette a varie associazioni, tra cui l'Opera Nazionale dei Combattenti. L'Opera Nazionale dei Combattenti che nel 1922 la cedette, poi cedette 370 ettari alla Robin Hood, da Winnie the Pooh. Sì, infatti. Alla... che tra l'altro sono due personaggi molto molto simili tra loro. Dovevano entrarmi dai boschi, che ne so. Aspetta, scusa Alfredo, ti interrompo un secondo. Franz, sì. È forse il caso questo di inoltrare la procedura di risveglio al caro Alfredo? Suona la sveglia per Alfredo Cirelli, che confonde un arciere che rubava i ricchi per dare ai poveri con un innocente orsetto vestito di sola maglietta rosso Ferrari, rosso Corsa, amante del miele e delle cose dolci. Ah, mamma mia, vai Alfredo. Dicevo che comunque cedette 370 ettari di terreno alla SIAS, società per l'incremento dell'automobile e dello sport, che appunto nel 1922 decise di crearvi proprio qui un circuito. E da lì in poi sappiamo che effettivamente la fama del territorio di Monza fu legata soprattutto al circuito che vi è al suo interno, che come abbiamo detto prima è il terzo più antico del mondo. Anche se questo porta diversi dissapori con i comuni vicini, soprattutto quelli di Vedano e quella di Lesbo, perché secondo loro la maggior parte del circuito rientri nelle loro zone comunali, quindi effettivamente Monza, però nonostante ciò rubi l'attenzione del resto del mondo. È una questione abbastanza dibattuta questa. Sì, è vero, è vero. Tra l'altro succede non per le questioni comunali, ma per la questione rumore anche a Imola. Quindi diciamo che è sempre la solita storia, il solito discorso. Quando sei fortunato a vivere in un posto che presenta un qualcosa di molto molto bello, molto importante, anche con una discreta rilevanza internazionale, poi in realtà sei scontento. D'altro canto, se non ci vivi, vorresti abitarci a fianco. E questa è una situazione paradossale, sì. Che però è come dire, io sono moro e vorrei essere biondo, ecco. C'è da dire però che questa è stata anche la fortuna sfortuna di Monza, perché il fatto che comunque sia circondato da un enorme parco ha portato ad avere pochissime modifiche nel corso degli anni. Comunque bene o male il tracciato originale, variante a parte, è lo stesso, proprio perché ogni modifica comportava effettivamente l'abbattimento di alberi, e quindi si sono limitate al minimo le modifiche, e questo lo rende ancora un circuito di altri tempi. L'ultima modifica che ricordiamo abbastanza di spessura, a parte la prima variante, probabilmente quella della seconda di Lesmo nel 1994, dopo i fatti di Senna e di Imola, che effettivamente mise a rischio il Gran Premio per appunto il WWF che si oppose, il WWF insieme ad altre associazioni che si opposero effettivamente all'abbattimento degli alberi, e si arrivò al via per poter modificare la seconda di Lesmo soltanto con la promessa che ne sarebbero stati piantati altri. E quindi Monza effettivamente vive un po' questo, anche con la sopraelevata, che comunque non si utilizza più dal 61, a parte che per alcuni round del rally di Monza, eccetera. Però effettivamente ha rischiato molto spesso di venire abbattuta per fare posto ad alberi, però è stata riconosciuta comunque patrimonio. È una situazione abbastanza difficile quella di Monza, perché è in un parco, sono giuste ovviamente le questioni ambientaliste, e però... è una questione complicata, diciamo. Sì, molto complicata. Voi cosa ne pensate? Dico che sì, è molto complicata. Come hai detto tu, però, è stata la fortuna sfortuna da qualche punto di vista. Attenzione nel frattempo, per tornare invece all'attualità, il pit di Genova e De Andrés, che avvengono in questo momento con il pilota della Lancia fermo sulla sua piazzola, così come il pilota della Maserati, nonché anche... no, quello è Tersigni, esatto. Con invece Coso che... continua, va avanti,
il giro più veloce attualmente ce l'ha ancora in mano Pierluigi Italia, per poco, per poco, ma ce l'ha ancora in mano. Attenzione a quello che accadrà poi, dopo le seconde soste, che avverranno tra poco, l'hanno già fatta come abbiamo visto, De Andreis e Genova, occhio dunque a quello che potrebbe succedere dopo con il punticino addizionale, che però, stanti così le cose, non dovrebbero cambiare di moltissimo. C'è da tenere d'occhio la posizione di De Andreis su Italia, così, stanti le cose, Alfredo, se dovesse chiudere Italia secondo con il giro più veloce e De Andreis dovesse chiudere, facciamo decimo, come sarebbe la classifica? Allora, secondo col giro veloce e De Andreis decimo, sarebbe campione. Sarebbe campione Italia. Ok, ok. Quindi occhio davvero. Però sì, però c'è da dire che comunque Italia deve ancora fermarsi. Sì, certo, certo, deve ancora fermarsi, ma deve fare lo stesso anche Coso, dovrà fare lo stesso anche Piragnolo, che è terzo. Anzi, per la cronaca, visto che il punto della pole è stato preso da da Tersigni, e quindi nessun altro potrà prenderlo, c'è da dire che se arrivasse secondo con il giro veloce, De Andreis dovrebbe arrivare in realtà non meglio di nono. Non meglio di nono, quindi adesso, essendo in ottava posizione, Giulio ci sarebbe nella posizione esatta, sì, per prendersi il titolo. Se mantiene il giro veloce, De Andreis nono. Se non lo mantiene, De Andreis decimo. Senza giro veloce. E adesso Italia e Pit. Seguiamolo questo momento della sosta. Dovrebbero essere 45 secondi che vengono persi. Si è fermato ormai da qualche istante. Il pilota dietro di lui è Davide Piragnolo, che si è fermato praticamente allo stesso giro di Pierluigi Italia, no, un giro in più rispetto a Pierluigi nello stint precedente. E ringraziamo anche Alfredo Cirelli, che si è iscritto al canale Twitch di Italia Racing Team. Chi sarà mai? Stavo giusto chiedendo, ma mi sono iscritto? Non lo so. Adesso lo sappiamo. C'è l'iscrizione ufficiale di Alfredo Cirelli, che dunque entra a far parte, ormai è già entrato a far parte della famiglia IRT all'inizio di questo campionato, con degli approfondimenti tecnici davvero davvero splendenti. Soprattutto qui, attenzione, Piragnolo che si gira in ingresso della pit lane e va anche a sbattere, e questo potrebbe essere davvero un momento che gli fa perdere la sua terza posizione, che si era guadagnato con tanto sudore e tanta tanta tenacia. Franz, sì, un momento di strizza anche per noi lì nel furgoncino, che ce la siamo visti piombare addosso, effettivamente più girato, diciamo, di 90 gradi un po' troppo. È andato a perdere del tempo che potrebbe essere cruciale, quindi deve sperare di non aver perso troppo tempo per un piazzamento a punti che si tiene con le unghie e con i denti il pilota Conot. Qui con Pierluigi Italia, terza posizione per lui. Adesso, al netto delle soste, bisognerà vedere come andrà a svilupparsi la sua gara con Oberto Tarena e Peppe Cose, che devono ancora fermarsi. Peppe Cose che effettivamente sta ritardando di un po' la sua sosta, dovrà sicuramente andare un po' a coprire le intenzioni e la strategia di Pierluigi. Alfredo, cosa dici? Sì, effettivamente adesso bisognerà vedere come si evolveranno le strategie. C'è da dire appunto che per quanto riguarda le Mercedes saranno sulla strategia di una sosta. Però c'è da dire una cosa, una correzione rispetto a quello che ho detto prima, che effettivamente io ho detto che De Andreis dovrebbe arrivare fuori dai punti nel caso appunto di Italia secondo senza giro veloce, però il problema è che non può arrivare fuori dai punti, che sono rimaste 10 macchine, quindi... A meno che non si ritiri. Sì, è vero, però io penso che effettivamente per lui sarà... Ah no, però dovrebbe succedere proprio un problema di connessione incredibile, dovrebbero proprio allinearsi gli astri per Italia, perché si ritirano sia lui che Tersini per problemi di connessione. È vero. Poi ovviamente c'è da considerare il fatto che, pur ritirandosi ma essendo in top 10,
si può comunque ottenere dei punti da approfondire a regolamento questo, perché sicuramente è un aspetto molto importante. Coso si è fermato, quindi farà lo stesso anche Pierluigi. Come avevano fatto in precedenza, dopo 10 giri rientra nei box. Coso è ai pit, ci uscirà tra poco. Vediamo che cosa fa Italia, che giunge adesso alla parabolica, mette di traverso la sua lancia, che va a puntare con il muso verso il guardrail interno. Adesso sta tanto sulla destra. Vediamo se inserisce la freccia che indica virtualmente il suo ingresso nella pit lane. Prosegue, va dritto Pierluigi. Sì, perché Genova va per il giro veloce. È vero, 59.5 nel primo settore per Fulvio Genova, che così in quel di Monza va per scalzare Pierluigi Italia da il titolo di pilota che ottiene il giro veloce in questa gara. Chissà se ci riuscirà, stiamo a seguire il passaggio di Fulvio sulla fotocellula innanzitutto del secondo settore, ma poi soprattutto del terzo, quando ci darà la composizione finale del suo cronometrico. Pierluigi nel frattempo è già al suo primo giro dopo il pit, con Peppe Coso che adesso esce con un discreto margine, che si attesta a una decina di secondi nei confronti proprio di Pierluigi Conquadrato, che infatti giustamente va per il giro che comunque non dovrebbe essere veloce. Quello di Genova purtroppo ha avuto un piccolo inciampo nel settore centrale, infatti 59.5 era il tempo nel primo, poi ha fatto un 40.9 nel centrale. La miglior prestazione l'ha ancora Maffei, che è ritirato con 40.081, quindi molto più veloce in quel caso il pilota Ferrari del pilota Lancia, che stiamo inquadrando in questo momento sui sobbalzi paurosi del parabolic, anzi della sopraelevata sud. Tra l'altro prima parlavamo del parco di Monza, della Villa Reale, però qua ragazzi siamo su un simulatore, quindi è la villa virtuale? Bravo, bella, ci sta. Grazie. 9 su 10. Molto bene, e per fare 10 su 10 cosa dovevo fare? Oh, sinceramente non lo so, però questo era da 9 su 10. Quando farai una battuta da 10 su 10 lo saprai. Molto bene, ma non è questo il momento, non è questo il giorno, fantastico. E nel frattempo Franz è caracollato per la freddura, è andato giù a sbattere con la testa sul cuscino. Anche perché questa gara è abbastanza lunga ovviamente, i chilometri da percorrere sono parecchi, i giri che mancano sono ancora 6, la serata è tarda e quindi procede verso un finale non così incandescente, per la verità, in questo momento. Sarà sicuramente più incandescente quando i calcoli veri, quelli cruciali, quelli importanti, li dovremo fare al momento della bandiera a scacchi. Per parlare invece ancora di Monza, c'è da segnalare anche che in un certo periodo, Alfredo, qui in questa zona il rettilineo fu spezzato per creare un circuito un po' particolare per questioni di sicurezza. Sì, diciamo che comunque nel 1939 ci fu l'abbattimento del primo anello ad alta velocità, che in realtà non era sopraelevato, e però venne abbattuta soltanto quella che era la curva nord, per lasciare la curva sud, evidentemente erano, non lo so, tifosi di... Non, in realtà non so quale delle due squadre di Milano sia curva sud e curva nord. Nord è Inter, sud è Milan. Ok, evidentemente erano tifosi del Milan. Però effettivamente crearono un bizzarro circuito che ricorda più l'Hungaroring che Monza, perché vennero create una sorta di prima variante però molto stretta, poi una sorta di variante della Roggia però molto stretta, quindi le due di Lesmo, una sorta di variante Ascari però molto stretta, e tra l'altro nel senso invertito, perché la variante Ascari è un sinistra destra sinistra, questa era un destra sinistra, dove adesso il vialone, e poi si arrivava sul rettilineo, ma invece di arrivare sulla parabolica, o meglio sulle curve del Porfido che c'erano in quel momento, infatti la curva parabolica venne inaugurata proprio nel 55, si arrivava con una curva a 90 gradi a sinistra, poi una curva a 90 gradi a destra, si entrava nella sopraelevata sud, nella curva sud,
si faceva un breve tratto, ancora una variante d'ingresso, quindi curva sud, spezzata in mezzo da una chicane, anzi una variante molto lunga con diciamo due punti, con due curve, curva sinistra, curva destra, poi ancora curva sinistra, curva destra, e infine si entrava sul rettilineo, il cosiddetto circuito Florio, che venne costruito soltanto nel 1939, e penso che si possa tranquillamente definire come la cosa più brutta che sia successa nel mondo quell'anno, nel 1939. Probabilmente sì. Non so se tutti concorderanno, però sì, sì, non è successo nient'altro, sì. Tra l'altro, in quell'anno, quindi sì. E però effettivamente durò poco, anche per evidenti motivi, e poi appunto si ritornò nel 1950 con l'abbattimento, cioè con il ritorno comunque della Formula 1. Si ritornò senza la Attenzione, scusa Alfredo, c'è da segnalare per Luigi che ha tentato di sopravanzare Roberto Tarena, non ce l'ha fatta, è andato lungo, alla parabolica, tutto da rifare, si rimette in coda, deve ricostruire il sorpasso, non facile, però sta girando più veloce del pilota Mercedes, quindi ha ancora qualche giro a disposizione. Roberto Tarena deve fermarsi, cioè non ha tutta questa fretta, anche perché penso che oramai cosa sia imprendibile, quindi... No, però aspetta, Roberto Tarena non si deve fermare, perché ha fatto una sosta. È vero. E quindi vero, no, Pigi vero, lo deve scusa. Superare in pista. Lo deve superare in pista ed è questo il momento di farlo, anzi. L'ultimo passaggio l'ha fatto in 2.46 Roberto Tarena, Pierluigi l'ha fatto in 2.45 con l'errore. Quindi stava volando Pirangolo DNF. Pirangolo DNF, questo non l'avevo notato. Caspita. Quindi classifica che si accorcia ulteriormente. Con Blanco il prossimo pilota ad essere l'ultimo a pieni giri, quando passerà proprio la vettura di Pirangolo incidentata, non ho ben visto dove, no, attualmente non viene inquadrata, quindi è proprio una disconnessione da parte sua, il pilota con noi, il suo compagno di squadra va per scavalcarlo tra poco. Coso, giro veloce con 2.43.6, 2.43.6 è spaventoso, è oggettivamente spaventoso, con Pierluigi che... in precedenza lo deteneva in 2.44.7, quindi abbassato di un secondo e uno Peppe Coso, il pilota della Ferrari, attualmente leader incontrastato di questa corsa, fenomenale, strepitoso. Infatti Pirangolo in questo momento viene dato disconnesso dal server, è un peccato, un altro problema tecnico che colpisce uno dei protagonisti di questa corsa, che adesso vede la classifica capitanata da Coso, poi Umberto Terreno in Italia, Corazzini, Marulli, Genova, De Andreis e poi Blanco a chiudere il gruppo De Andreis, così risale settimo, cruciale per lui. Come si era messa la serata, Franz? Era davvero molto molto critica De Andreis, però per il momento è riuscito a sopperire a tutto quanto. Sì, diciamo che nell'ottica lunga di questa gara, attenzione a Italia che ha superato Umberto Tarena in questo momento, si porta in seconda posizione. De Andreis ha giocato per una partita lunga, quindi si è fatto valere, è rimasto effettivamente nella seconda metà di gara fuori da qualsiasi guaio, ha dimostrato il suo passo, comunque lottando con le difficoltà che gli hanno imposto le penalità che... a suo discapito si è guadagnato con i grandi risultati che ha portato a casa nel corso di questo campionato. Italia ne aveva molto per sorpassare Umberto Tarena, finalmente ce l'ha fatta, forse un po' troppo tardi, perché quando è uscito dai box il distacco su Peppe Coso si attestava attorno ai 10 secondi, adesso sono quasi 16. C'è da dire che Peppe però sta dimostrando veramente supremazia sul circuito di Monza, testimone anche il giro veloce fatto segnare in precedenza, qui Bagara ancora con Genova che va a sorpassare Marulli, Genova anche lui un pilota che questa sera sta andando veramente veramente forte, coinvolto anche lui in quell'episodio sfortunato proprio qui in parabolica con De Andreis, una gara un po' caotica per tutte e due. Adesso loro che hanno risalito la china si trovano rispettivamente in quinta e in settima posizione, quindi tutto sommato non male, esatto, sono riusciti a mantenersi in pista, cosa magari che avrebbe potuto fare Tersigni, Alfredo, girando ancora, sperando, per quanto non sia bello sperare in ritiri altrui, di guadagnare altre posizioni, magari portare a casa dei punticini che magari, vista la situazione della classifica in questo momento, potevano essere anche abbastanza importanti.
Sì, diciamo che purtroppo per Terzini è andata malissimo, perché per come stava girando, per come si era messa anche con De Andrés, per come è ancora con De Andrés, perché comunque è settimo, e sarebbe stato probabilmente adesso virtualmente primo, e per lui purtroppo è stato un finale di campionato terribile da dimenticare, però spero che gli dia la carica per i prossimi impegni comunque su Italia Racing Team, perché ha dimostrato comunque grandi cose. Cavolo, davvero mi dispiace per lui, cioè non so cosa dire. Sì, è vero. Beh, a parte la parola amaro, non saprei che cosa, come definire la serata di Lorenzo Terzigni, un pilota super in crescita nell'ultima parte di campionato. Molto sì, e infatti ci conferma via chat su Twitch, non spero nulla, preferisco terzo in campionato che secondo. Allora, meglio portarsi a casa il bronzo, stando attenti a non far ossidare la medaglia. Tra l'altro poi, beh, Alfredo, ti chiedo anche un update rapido, se riesci, sulla classifica costruttori, non ce la dimentichiamo, era molto stretta, se non sbaglio Maserati con un solo punto di vantaggio su Mercedes, o il contrario, non mi ricordo. Sta di fatto che adesso al comando abbiamo avuto una Ferrari per gran parte della gara, e qui a Monza diciamo che se Monza è il allora, tempo, Mercedes, Littone, quindi ci sarebbe tanto. Vai Alfredo. Mercedes era a 119, Maserati a 118, quindi con un punto in più, però stando comunque a quanto vediamo adesso, al momento la prima Mercedes è quella di Alberto Tarena che è terza, poi c'è Corazzini che è quarto, no, mentre le Maserati, no direi che al momento la Mercedes è nettamente campione costruttori, perché comunque la prima e anzi unica Maserati superstite è quella di De Andrés, che è in settima posizione, quindi direi che in questo momento è una piccola soddisfazione, una magra consolazione, però la Mercedes in questo momento è campione. Sì. Mi ricorda qualcosa questa frase? Esatto, infatti, vabbè, infatti, non so, però boh, per qualcuno che ha seguito la Formula 1 negli ultimi anni probabilmente suona familiare questa cosa. Nel frattempo stavamo anche seguendo la gara a distanza tra Marulli e Genova, con il primo che va ad inseguire il secondo pilota menzionato, ancora due giri prima della bandiera a scacchi su questa corsa e su questo campionato. Ragazzi, opinioni così a caldo, ancora prima che la bandiera a scacchi sventoli, cos'è stato questo campionato? Cosa abbiamo visto? Franza e poi Alfredo. Ma è stato un campionato che effettivamente, ne parlavamo prima, sembrava che avesse preso la via di un dominio incontrastato, quello di De Andrés. Poi, come è sempre stato in regola per i campionati RT, il punto di mezzo ha dato una svolta, un'altra chiave di lettura. La risurrezione, la messa in campo di piloti come Italia e Terzigni, che sono riusciti a dare del filo da torcere a De Andrés. Ogni gara è stata veramente importante per un campionato che effettivamente è stato corto per quanto riguarda gli appuntamenti, ma comunque denso di emozioni, perché le gare sono state lunghe, sempre ricche di colpi di scena, quindi anche stancante per i piloti. È stato molto uno sforzo immane per i piloti concludere le gare ed essere competitivi, trovare un setup su quest'auto, su circuiti che sono veramente da altri tempi, alto rischio, alta ricompensa. Ed effettivamente questo finale di campionato è stato quello che ci aspettavamo, un grandissimo ribaltone finale ricco di colpi di scena voluti, non voluti, sperati, insperati. Insomma, siamo qui a testimoniare adesso 8 piloti su 14 partenti, con ancora bagarre quando mancano due giri tra Bruno Blanco. Ah no, sto guardando solamente Bruno Blanco qui inquadrato, però è staccato un po' rispetto a De Andrés. Marca stretto la Mercedes di Alberto Tarena, se non sbaglio, la numero 8, no, quella di Corazzini, scusate. Insomma, è stato un bel ribaltone, e sapremo veramente solo con la bandiera a scacchi se i festeggiamenti potranno cominciare.
per Pierluigi Italia, penso, a questo punto. Lo dico solo quando calerà la bandiera a scacchi, perché al contrario del mio collega Alfredo non vado a fare il cuffate, che è stato tanto omicidiale stasera, ti sei riservato i colpi in canna per l'ultimo appuntamento. Tu abbia commesso un errore, perché al massimo De Andreis. Sì, cioè, sì, lui, io sai che per quanto tu sia bravo, sì, con sì, la marca, sì, io non sono bravo, per cui ci compensiamo in questo momento. A proposito, così, volete sapere i punteggi finali? Visto che oramai ci siamo e non sembra che possano esserci grandi scambi di posizione? Sì, con questa tremenda, immensa cuffata, sì, Alfredo, te lo confermo. Allora, De Andreis 75, guadagna 4 punti comunque per la settima posizione. Italia 73, Tersini 65. Incredibile. Due punti. Sì, è tiratissima, tiratissima. Franza, hai fatto una spiegazione dettagliatissima di quello però che è vinto, stato il campionato. No, De Andreis ha vinto. Ha vinto a prescindere, perché abbiamo fatto il 90% di gara. E quindi anche se si ritirasse. L'unica è che si ritira coso. Però se Italia arriva a secondo, De Andreis ha vinto a prescindere. Non può, cioè, De Andreis non può perdere posizioni adesso. Alla peggio finisce ottavo. Ragazzi, qua ci siamo. La resa dei conti è ormai giunta al termine. I passaggi, i chilometri che mancano alla bandiera a scacchi si contano sulle dita di una mano. E quindi Giulio De Andreis è giustamente pescato dalle inquadrature, perché con tutta probabilità sarà lui il campione della Formula 1 1955, che fa parte dei campionati XX secolo organizzati da Italia Racing Team, a cui va ovviamente un grande applauso, un grande grazie per quello che ci ha fatto vedere e ha dimostrato di saper fare in organizzazione di questo evento, di questi eventi, di queste serate, la preparazione della vettura, tutti i dettagli sui circuiti. Ragazzi, qua si parla di minuzie, tecnica, passione e qualcosa di spettacolare. Lo conosciamo bene io e Franz, che ormai siamo da un annetto e qualche mese all'interno di questo ambiente. Abbiamo commentato svariati campionati, a partire dalla Formula 1 1986, poi siamo andati a fare il BTCC, abbiamo fatto la Triple Crown l'anno scorso con Monaco, Indy e Le Mans, con la 4 ore organizzata proprio con anche la cabina di commento live. Ragazzi, è stato qualcosa di super emozionante. Poi c'è stata la Formula 1 stagione 1991 a inizio autunno, e poi è proseguito col Clio Cup, e adesso un altro campionato che va negli archivi per Italia Racing Team. Ultimo giro, Peppe Coso ha tagliato il traguardo per quello che è l'ultimo passaggio sull'autodromo nazionale di Monza. Il pilota Ferrari si invola verso la curva grande, curva Biassono, intraversa un pochettino la sua Ferrari per arrivare alla Roggia, alla Roggia dove poi avrà occasione di vedere da vicino le curve di Lesmo per l'ultima volta in un campionato ancora una volta epico. Ed è per questo che va un grande grazie e dei complimenti e delle congratulazioni enormi ai piloti, che sono stati ottimi protagonisti fino all'ultimo, e all'organizzazione di Italia Racing Team. Una grande famiglia, tanta roba, mi viene da dire, Franz. Veramente sì, perché come hai detto Lorenzo, informazioni completissime. Piloti, staff, organizzazione, la tua regia, il tuo commento, ma anche quello di Alfredo, con un sacco di nozioni e chicche tecniche l'hanno fatta da padrona. È stato veramente un campionato con fiocchi da incorniciare e da ricordarsi benissimo, perché è stata una rievocazione fantastica con automobili e circuiti rare di tempi che sono stati, sono molto molto addietro con gli anni, ma ancora fanno gioire gli appassionati di motorsport. Peppe Coso, che un po' si intraversa nell'affrontare la parabolica, dominatore incontrastato di questa gara di Monza sulla sua Ferrari, una visione paradisiaca per i tifosi, una grande soddisfazione per il pilota della numero 54. Sì, totalmente, totalmente, con Pierluigi Italia che ha provato di tutto in questa serata. Non gli è andata bene fino all'ultimo, nel senso che la seconda posizione al fine del campionato
gli è un po' stretta, ma davvero aveva poche possibilità. Ho cercato comunque di inanellare, di mettere i suoi tasselli nel difficile puzzle che doveva andare a comporre, e la seconda posizione ne è il risultato. Berto Tarena alla fine terzo, taglierà ovviamente tra metà giro il traguardo e dunque sarà ufficiale, con Corazzini che lo seguirà a bordo della Mercedes, che dovrebbe confermarsi così campione. Ma è Peppe Coso che andiamo a inquadrare, perché lui è lui a passare per primo sulla sopraelevata sud, a intraversare con sicurezza e con gioia la sua Ferrari 555 per immettersi e involarsi nel rettilineo delle tribune, dove verrà acclamato dal pubblico, perché sarà lui a prendere la bandiera a scacchi e a vincere l'ultimo appuntamento del campionato Formula 1 XX secolo, stagione 1955, su Italia Racing Team. Peppe Coso taglia il traguardo, lo farà anche Pierluigi Italia, grande come al solito, costante, sempre con quel filo d'esperienza che lo aiuta nelle situazioni più difficili. Nulla però ha potuto questa sera contro un Peppe Coso in formissima. Va così a tagliare il traguardo in seconda posizione, sfiamma con la sua Lancia di 50. Arriverà dietro di lui Federico Berto Tarena a bordo della Mercedes, che fa un 1-2 in terza e quarta posizione per andare a sigillare il campionato costruttori di questo campionato. Complimenti anche a Matteo Corazzini, che giunge quarto. Dietro di lui c'è Fulvio Genova, che si era riavvicinato tantissimo negli scorsi giri a bordo della Lancia di 50, che nulla può contro la vettura della casa della Stella. Ed è Andreis in sesta piazza, adesso alla sopraelevata sud, adesso per mettere il timbro, per mettere il sigillo, imbustare la letterina e spedirla a chi vuole bene, perché lui il campione della stagione 1955 di Formula 1 su Italia Racing Team. Grande Giulio De Andreis, congratulazioni a lui. Che gara sofferta fino alla fine, sempre in dubbio, iniziata malissimo e poi portata a termine. Ragazzi, noi ci fermiamo per un momento in uno spazio pubblicitario e poi ci ritroviamo con le interviste di questa epica finale di campionato. A tra poco. Di nuovo in onda su Italia Racing Team per il momento delle interviste ai protagonisti di questa serata e di questo campionato in generale, a partire da colui che si è piazzato terzo in classifica questa sera a Monza. Parola ad Alfredo Cirelli per intervistare Federico Berto Tarena. Ciao Federico, bella gara questa sera, il tuo secondo podio consecutivo dopo la scorsa di Entry. E siete campioni costruttori?
siete campioni costruttori, quindi vorrei innanzitutto chiederti com'è andata la gara, ma soprattutto anche cosa ne pensi di questo titolo e se c'è delusione per quanto riguarda quello accaduto questa sera a Tersigni. Allora, buonasera a tutti. Sì, chiaramente eravamo molto focalizzati anche sulla classifica costruttori. Ci siamo scambiati tantissimo consigli di setup, di strategia, perché stavolta eravamo veramente, veramente lì per fare le due soste. Poi invece Pigi ci ha detto che faceva due soste, allora abbiamo detto forse è meglio di no, non è vero. Però vedo che di nuovo ha perseverato, quindi cambiato lo staff, ma bisogna ancora cercare di capire. No, vabbè, battute a parte. Sì, c'è qualcuno che lo diceva, se non sbaglio, poco tempo fa, sì. Battute a parte, purtroppo spiace per Lorenzo che ancora una volta andava fortissimo, nonostante avesse la zavorra, qua la zavorra faceva un po' la classifica, eppure lì davanti ho capito che c'è stato un crash, quindi proprio niente da fare. Per quanto riguarda la gara, niente, praticamente di nuovo si è abbastanza deciso sulla sosta. Io ho fatto un paio di errori che forse mi avrebbero permesso di lottare con Pigi fino alla fine, però veramente c'era tanta differenza di gomma. Poi all'inizio del secondo stint, tanto per gradire, ho fatto un derapone di 500 metri sulla parabolica seconda che mi ha fatto finire le gomme un giro prima almeno. Quindi era proprio impossibile. Ho anche cercato di farlo sbagliare ingolosendogli l'attacco alla parabolica, che sapevo che tutti andavano lunghi lì a tentare lo staccatone, e infatti quello è successo, però non è stato abbastanza, e quella era l'ultima arma veramente, perché le gomme lì stavano andando giù dai 46, che si iniziava a fare invece i 48 invece di scendere. Campionato costruttori direi perfetto, perché siamo assolutamente campioni, sì, non ce ne dovrebbero essere problemi. Ce la siamo tirata fino all'ultimo, condividerci tutte le informazioni di setup e di strategie è stato fondamentale, perché col crash di Lorenzo non so se saremmo riusciti a fare il risultato anche con le difficoltà che avevamo, e io di strategia e Matteo di setup. Bene. Considerazione finale, campionato F1 1955, piaciuto? Sì, no? Dubbi? Una barra volante, però io l'avevo iniziato proprio molto easy, proprio perché volevo cercare di divertirmi un pochettino con una macchina che si guidasse in maniera allucinante, senza senso, è esattamente quello che ho ottenuto, quindi direi buono. Va bene, ancora buona gara Federico. Grazie. Buona serata o buona giornata, se anche tu sei come me, sei sul fuso orario australiano, e passo la parola a Franz per le domande al secondo classificato. Grazie Alfredo, complimenti Federico, complimenti per il campionato costruttori, per questo terzo posto che ti porti a casa. Ottima analisi poi di tutto l'approccio alla gara, ma soprattutto anche al campionato. Con il secondo classificato Pierluigi Italia. Pierluigi, ciao, buonasera. Buonasera. Qualificato sesto, una partenza stratosferica, devo dire, perché ti sei subito issato al secondo posto. Poi comunque hai dato il tutto per tutto. Non è bastato, sia perché Peppe era veramente imprendibile questa sera, sia perché poi Giulio De Andrés alla fine, arrivando in sesta posizione, è riuscito a prendersi il campionato, però comunque il tuo l'hai fatto, si è visto che ti sei trovato molto bene con la tua auto su questo tracciato, azzeccando anche la strategia. Raccontaci un po', insomma, il tuo approccio per questa gara ed effettivamente poi la fine di questo campionato come ti lascia. Sì, buonasera a tutti, grazie, grazie a voi. Allora, che dire, la qualifica non è andata benissimo, però ho provato a fare appunto una partenza, come hai detto tu, con i fiocchi, e non pensavo di farla così, sembrava che avessi il launch control. In realtà ho avuto uno stacco perfetto della frizione, un ottimo pattinamento di gomme, e quindi sono andato primo, però beh, sapevo che non sarebbe durata, perché insomma Peppe ne aveva di più. E in effetti purtroppo Zavorra e Restrictor fanno, ma non voglio trovare scuse, comunque ne aveva di più, e anche perché con il mio stesso BOP Lorenzo comunque
per qualche giro, o meglio, allo scaricarsi del carburante, comunque andava più forte di me, quindi comunque il mio piazzamento oggi sarebbe stato comunque terzo qualora Lorenzo non avesse avuto questo problema tecnico. Mi dispiace per lui, purtroppo sono cose che succedono. Sapete cosa è successo a me a Zandvoort, che chissà, magari quello oggi ha compromesso il campionato, il mio campionato, però va bene, io mi sono divertito tantissimo. E tornando alla gara, sì, la strategia penso che fosse quella giusta, anche perché comunque con le gomme finite, cioè al più o meno ottavo nono giro di gomme, l'auto scivolava veramente troppo ed era veramente pericolosa da guidare, e quindi ho preferito appunto optare per le due strategie, quindi, anzi, o meglio, perseverare, come ha detto Federico, sulle due strategie che pensavo fosse la soluzione migliore, e difatti così è stato, e anche Peppe appunto lo ha dimostrato, e basta, e quindi sono contento del risultato ottenuto. E purtroppo mi mangio le mani per quella problematica lì a Zandvoort, perché probabilmente, chissà, magari sarei stato lì davanti, e quindi, però questo non toglie che comunque faccio i miei complimenti a Giulio, che vince una seconda edizione del campionato F1 XX secolo. Ha vinto, ricordiamo, l'annata 1991, e adesso ha vinto anche questa, dimostrando comunque di essere veloce sia con auto tra virgolette moderne, nella mia epoca erano moderne, nel 91, che con auto storiche. Quindi complimenti a lui, alla velocità dimostrata e alla correttezza in pista. Grazie Pigi, complimenti a te. Come hai detto, così sono le corse, a volte sono, sì, dolci come il miele di Winnie the Pooh, altre amare come le frecce che scagliava Robin Hood se ti prendevano in pieno costato. D'altronde i campionati... Esatto, anche Winnie the Pooh. I campionati e le corse sono fatti di molti se e molti ma. Comunque hai dimostrato tantissima competitività e il risultato finale lo dimostra. Veramente vicino alla vetta, avrai occasione di rifarti già subito nel prossimo campionato Ferrari Challenge e poi nel prossimo XX secolo Formula 1, che arriverà qui splendido splendente sui canali di Italia Racing Team. Lascio la parola al commentatore e regista più bravo del mondo, che è Lorenzo Mangano, che ha pronti con sé innanzitutto il vincitore della gara, Peppe Coso, e poi il vincitore del campionato, Giulio De Andreis. Grazie Franz, complimenti anche da parte mia ovviamente a Federico e anche ovviamente a PG, perché sono stati davvero ottimi questa sera, ma ottimi in tutto il campionato. Però adesso arriviamo al vincitore di questa sera, Peppe Coso, buonasera. Buonasera, buonasera, ciao a tutti. Allora, sei arrivato al tuo secondo podio in questo campionato e lo fai sul gradino più alto a Monza. La prima domanda è abbastanza d'obbligo: te lo aspettavi? Avevi lavorato in modo diverso per questo appuntamento? Beh, l'ho desiderato un po', togliermi questo sfizio dopo due disconnessioni nelle prime due gare, due zeri molto pesanti. La terza gara ero poco cioè ho ottenuto poco, perché comunque dovevo imparare ancora l'auto. Poi piano piano ho migliorato, diciamo che mi sentivo pronto, quindi volevo lottarmelo un po' di più, perché era molto chiaro che avrei dovuto lottare con Lorenzo. Un grande peccato che la battaglia non sia arrivata alle fasi finali, però è stato molto bello e spero meritato, non lo so, Urca. Non me lo dico da solo. Urca, no, assolutamente sì, te lo dicono i colleghi, e insomma, se sei arrivato primo con un distacco così ampio, per quello che ci hai fatto vedere in pista, lo diciamo anche noi. Complimenti, congratulazioni Peppe, ti sei divertito in generale in questo campionato, al netto delle disconnessioni e delle sfortune che ti hanno colpito all'inizio? Certo, mi sono divertito sempre, dalla prima all'ultima gara, anche quando poi è andata male all'inizio, perché comunque oltre ad essere divertente la gara in sé, che comunque si porta dietro un po' di stress in più perché c'è sta responsabilità del campionato eccetera eccetera, durante la settimana si fanno prove che sono veramente molto utili ed estremamente divertenti. Molto bene, queste sono parole che ci piace sentire, ci piace tanto, tanto sentire. Congratulazioni a Peppe Coso per la vittoria all'ultimo round di Monza. Buona serata, buonanotte a te. Ci rivediamo in pista prossimamente. Ciao. Però adesso è il momento di intervistare la persona che nell'arco di questi sei round ha ottenuto più punti di tutti, è quello che ha avuto un inizio straripante, poi si è un pochino perso nella parte centrale, ma si è ritrovato
in cima alla classifica qui a Monza dopo un inizio molto molto sfortunato. Giulio De Andreis, il nuovo campione. Giulio, buonasera. Oh, ciao a tutti, grazie per questa presentazione, grazie. C'è un sorriso stampato sulla tua faccia in questo momento, lo sento, lo percepisco. Quindi sei contento di come alla fine sia arrivata la vittoria di questo campionato? Si era messa molto male la situazione all'inizio di questa gara. Eh sì, sono molto contento perché non me l'aspettavo proprio, sì, sia di come si era per come si era messa la gara, e sia perché sapevo di essere abbastanza lento, per cui prendevo più di un secondo al giro dai più veloci, per cui sono molto contento. Mi dispiace tantissimo per Tersigni, ho capito che si era disconnesso quando l'ho visto scomparire dalla classifica, mi è dispiaciuto veramente tanto perché era molto veloce. Sì. Come anche altre volte è stato. È giusto ricordare belle queste parole nei confronti di Lorenzo Tersigni, la sua validità, il suo valore nel corso del campionato. Quindi un abbraccio, un saluto anche a lui, molto sfortunato in questo appuntamento. Giulio, che cos'era successo poi nei round centrali del campionato? Come sei riuscito a uscire un po' dalle acque torbide che ti avevano risucchiato in un momento molto negativo? Ho avuto minor tempo nelle gare centrali per poterci lavorare, come dire, ho lavorato un po' nei ritagli di tempo veramente, comunque per questo che sono andato meno bene ed ero un po' deconcentrato, ero concentrato su altro nella mia vita, per cui ero un po' particolare, un atteggiamento un po' diverso dalle primissime gare, e poi mi sono messo, ho di nuovo avuto un po' più tempo e ho cercato, anche se ero convinto di non farcela perché ero veramente lento su, diciamo, questa pista con la zavorra e il restrictor che avevo. Comunque sì, è stato un appannamento nelle, come hai detto tu, nelle, diciamo, gare centrali. E per fortuna poi sono riuscito a essere molto regolare da in tre e qui a, diciamo, portare la macchina all'arrivo. Molto bene. Allora. E questa era la cosa fondamentale, cruciale, che sei riuscito a fare nella maniera forse più inaspettata per come si erano messi i primi giri. Complimenti, congratulazioni per il secondo titolo del XX secolo di Formula 1 che ti porti a casa. Ecco, questo te lo aspettavi? È una domanda che ti faccio, perché hai guidato e sei stato veloce con due macchine molto molto diverse. È una cosa che sapevi di essere in grado di fare, oppure è stata una sorpresa, una novità? Ma assolutamente no, con le formula bene o male mi trovo bene, però non con questo tipo di formula che veramente, come diceva Federico, è una follia, diciamo, pensare che ci andassero sul serio veramente spiega la passione quanto sia profonda a volte. E niente, non me l'aspettavo, no, di poter andar bene anche in questo campionato. Non avevo mai, diciamo, guidato questa macchina ed è stata una scoperta. Penso che sia molto istruttiva come macchina, perché ti fa capire proprio nudo e crudo un po' di cose. Molto bene. E con gli alettoni magari poi si nasconde un po' il problema, no? certo. Belle parole quelle di Giulio De Andreis, a cui vanno immensi complimenti per il livello di guida che ci ha fatto vedere nel corso del campionato. Il nuovo campione è proprio lui. Torniamo per un momento da Pierluigi per le prossime novità di Italia Racing Team. Sì, e intanto volevo spendere due parole per tutti coloro che hanno preso parte al campionato, perché si sono divertiti tutti, o almeno questo è l'animo, e quindi volevo ringraziare anche Peppe per le belle parole spese, perché comunque campionato su IRT non significa soltanto il giorno della gara, ma c'è tutta la preparazione, c'è il vivere la community, quindi Peppe ha sposato in pieno questo obiettivo che noi abbiamo, quindi ringrazio Peppe per le parole che ha speso, appunto per i giorni pre-gara e tutto il resto, e poi anche tutti coloro che hanno preso parte, anche coloro che purtroppo non hanno preso parte stasera per un motivo o per un altro, quindi questo ci tenevo a concludere il tutto. Vuole dire qualcosa Giulio? Scusami. Giulio?
No, perdonatemi, avevo spento una cosa. Ah, ok, ah, perfetto, pensavo entrato, volessi... perdonate. No, tranquillo. Quindi niente, questo. Per quanto riguarda invece il proseguo delle competizioni su IRT, oltre alle classiche for fun che ci sono ogni lunedì, si concluderanno domenica, si concluderanno le prequalifiche del nuovo campionato, questa volta chiaramente a ruote coperte, perché noi organizziamo ruote coperte e ruote scoperte, quindi il prossimo campionato, per omaggiare il Ferrari Challenge, l'abbiamo organizzato con la prima auto con la quale si disputò il Ferrari Challenge, che è appunto la 348. Quindi si concluderanno, ripeto, domenica le prequalifiche e i piloti potranno iniziare ad allenarsi per Monza, che sarà la prima tappa delle 6 tappe, insomma, che abbiamo in programma. Niente, detto questo, ci saranno anche a breve altre novità per un'altra competizione. Non voglio spoilerare nulla al momento, quindi rimanete sintonizzati perché tra non molto uscirà un trailer. Ne approfitto, scusate, per ringraziare ovviamente chi ha commentato e ha streamato, insomma, le nostre live, perché lo ha fatto vivere la passione come l'abbiamo vissuta noi, e l'ha fatta vivere attraverso le voci, appunto, tua, caro Lorenzo, di Franz e di Alfredo, che è subentrato a campionato in corso e comunque con le sue chicche e le sue notizie storiche ha saputo regalare anche lui, appunto, interesse, a suscitare interesse nei confronti di tutti. Quindi ricordiamo che tutte le live sono visibili nel nostro canale YouTube secondo le apposite playlist. Molto bene, grazie PG. Io rinnovo i complimenti a te, all'organizzazione, allo staff di Teleracing Team. Saluto anche Franz e Alfredo. Ciao Lorenzo, ciao, grazie. Complimenti ancora, complimenti a tutti. Complimenti e grazie a voi ma ci mancherebbe, anzi, è stato un piacere avervi qui al mio fianco, perché il lavoro bello, divertente, lo si fa in tre. Questo campionato è giunto al termine, questa serata anche. Con queste parole noi chiudiamo l'ultima diretta del campionato Formula 1 XX secolo, stagione 1955. Dunque, da Lorenzo Mangano, Francesco Frati e Alfredo Cirelli, una buona notte a tutti e a risentirci. Ciao, a presto! Ciao a tutti.